io ringrazio non solo i partecipanti, ma anche gli organizzatori dell'evento. Principalmente volevo ringraziare Simone Lanzi per l'odierno convegno, perché grazie all'amicizia che ho con lui in qualità di presidente del Circolo Piscetti sono riuscita a organizzare questo evento di oggi insieme in collaborazione, anzi con la titolarità da parte della ECS, che è titolare di questo convegno. Io, come dicevo, stamattina abbiamo trattato per quanto riguarda il carcere dal punto di vista del carcere minorile, e oggi pomeriggio la sessione invece è dedicata al carcere, possiamo dire, dei maggiorenni, delle persone. Avremo delle testimonianze che parleranno di quella che è la situazione carceraria attuale, le problematiche che ci sono in essere proprio legate al carcere, e poi ci sarà una testimonianza in diretta per quanto riguarda invece Giuseppe Gulotta. Come voi sapete, Giuseppe Gulotta è una persona che ha vissuto il carcere per 22 anni. E se noi andiamo a guardare quella che è la funzione rieducativa della pena, ci siamo sempre chiesti dinanzi al caso di Giuseppe Gulotta quale può essere la rieducazione di una pena per una persona che ha vissuto il carcere da innocente. Infatti la sua testimonianza sarà quella proprio in diretta: cosa può servire il carcere, quale può essere la funzione per una persona che vive per 22 anni un carcere dovendo scontare una pena e ogni giorno si alza e dice io sono innocente. Qual è la funzione rieducativa nei miei confronti da carcerato, che mi trovo privato della libertà, mi trovo in questa situazione e non so il perché sto rispondendo di questo fatto. Io darei anche oggi molto spazio, ci tengo veramente anche non solo alle vittime dirette di chi vive il carcere, sia da innocente, chi come anche lui da vittima di l'ingiusta detenzione, ma anche di quelli che sono i familiari, le persone che convivono con le persone che sono detenute all'interno del carcere. Perché attenzione, si parla sempre molto spesso di quella che è la situazione psicologica di chi è all'interno del carcere, però chiediamoci anche di chi vive a fianco di queste persone che sono fuori dalle mura del carcere. Per cui oggi io ci terrei molto che venisse dato spazio anche a questa problematica, a questo vissuto e a questo elemento fondamentale. Inizierei, in attesa che adesso arrivino Sergio D'Elia, Rita Bernardini e anche Elisabetta Zamperuti, che come voi sapete sono i membri fondatori di Nessuno Tocchi, che è in un'associazione che si occupa in prima persona di quella che è la situazione carceraria, e proprio adesso stanno arrivando e porteranno la testimonianza a seguito di una visita che è stata fatta proprio questa mattina presso il carcere di Firenze, per cui parleranno di quella che è la situazione che hanno potuto riscontrare. Darei innanzitutto la parola al nostro... Mi dispiace dover leggere la locandina, ma io giustamente molti di voi relatori, cioè dei relatori, non li conosco in prima persona, per cui devo leggere nomi. Allora, innanzitutto col professor Emilio Santoro, professore di filosofia del diritto dell'Università di Firenze, che porterà una testimonianza diretta di quella che è la sua visuale per quanto riguarda la situazione carceraria. Sì, allora, buonasera e... Grazie a Ester, grazie a chi ha organizzato. Ah sì, scusatemi. Perfetto, grazie. E a chi ha organizzato, ad AIX e a tutti gli enti che hanno organizzato questo incontro. Io vorrei parlare, allora, il titolo che ho dato a Ester è Il carcere senza diritti, ma vorrei parlare di una situazione un po' generale e di alcune cose in particolare di cui si parla molto poco e non quelle più discusse. Allora, la situazione generale noi la conosciamo abbastanza bene. Nelle carceri italiane sono aperte ormai quasi una decina di processi per tortura. Questo è il dato che noi abbiamo. E in questa regione abbiamo già avuto sostanzialmente, in parte, una per tutti gli imputati, l'altra solo per alcuni, a seconda se hanno scelto il dibattimento e il rito abbreviato, le condanne per il carcere di San Gimignano, in provincia di Siena, lì tutti, perché è finita anche la parte con per chi ha scelto il dibattimento, e a Sollicciano una prima tranche di condanne sono avvenute. Abbiamo processi per tortura ad Asti, a Ferrara, a Torino, naturalmente quello di Santa Maria Capua Vetere che ha fatto scalpore ed è andato... Allora, questo ci dice qualcosa.
ci dice di una situazione abbastanza drammatica dentro le carceri italiane, perché un processo per tortura può succedere. Tanti processi per tortura sono qualche cosa che indicano un problema strutturale. Appunto, da Torino a Santa Maria Capua Vetere sono 2/3 dell'Italia. Ci dicono che c'è un problema di strutturale di gestione delle carceri. E questo è, credo, un primo aspetto molto importante. Ed è in qualche modo interessante prendere atto che di fronte a questa situazione la risposta non è dobbiamo gestire questo problema, la risposta è riscriviamo il reato di tortura. Perché questa è stata la risposta, cioè è arrivata la proposta di legge per riscrivere il reato di tortura. Quindi questo è il primo dato che direi dobbiamo prendere atto, cioè non ci stiamo ponendo il problema di cosa succede nelle carceri italiane perché abbiamo quasi 10 processi per tortura. Ci poniamo il problema come facciamo a non averli, riscrivendo la fattispecie di reato. Questo è un aspetto importante. L'altro aspetto importante è, diceva, il carcere dei grandi. Non è vero. I nostri carceri sono ancora le carceri in cui i detenuti sono trattati come minorati. Noi continuiamo a dire il detenuto, e i nomi non sono neutri, qualsiasi cosa vuoi, devi fare una cosa che si chiama domandina. Domandina. Qualsiasi cosa vuoi, la più banale dentro un carcere, tu devi fare una cosa che si chiama domandina. È un carcere dei grandi? È il carcere della responsabilizzazione, così come la retorica rieducativa più moderna dice? Ma è un carcere in cui anche le attività centrali che consideriamo rieducative, dietro la facciata della rieducazione diventano qualcosa di, come dire, un succedaneo del mondo dei liberi, nella migliore delle ipotesi. Pensate al lavoro. Allora, ancora oggi, nonostante quasi 20 anni dalla legge Smuraglia che doveva favorire il lavoro in carcere, il lavoro in carcere praticamente non esiste ed è impossibile. Se parliamo del carcere di Firenze, a Sollicianino, non a Sollicciano, quindi in un Algozzini, in una situazione relativamente più semplice di gestione, era stata avviata un esperimento di lavanderia industriale che doveva dare lavoro a 5 detenuti per lavare sia tutte quante, insomma, i lenzuoli, le cose delle carceri, ma anche aperta all'esterno. L'esperimento è chiuso perché non si riesce nemmeno a Sollicianino a gestire con le esigenze di sicurezza del carcere, Sollicianino, carcere a custodia attenuata, una lavanderia industriale. Abbiamo rintrodotto qualche cosa che io continuo a definire una forma legale di sfruttamento lavorativo, che è l'articolo 20-ter dell'ordinamento penitenziario, che prevede i lavori di pubblica utilità. I lavori di pubblica utilità, se io ho commesso alcuni reati, me li danno al posto della pena. Guida in stato di ebbrezza, fa il lavoro di pubblica utilità, non va in carcere. Abbiamo introdotto il lavoro di pubblica utilità volontario fatto dai detenuti in carcere. Se la cosa ha un senso, loro si fanno una doppia pena, cioè si fanno il lavoro di pubblica utilità e si fanno
la pena detentiva. Ma dici, è volontario? Sicuramente è volontario. Dopodiché, di a un detenuto che deve stare 20 ore su 24 nella migliore delle ipotesi in una cella, che ha la possibilità di andare fuori. Digli che se va fuori la cosa è apprezzata e conta nel suo progressione verso le misure alternative. E dopodiché digli, vuoi fare il lavoro di pubblica utilità gratis? L'articolo 603 bis, che prevede lo sfruttamento lavorativo, dice che lo sfruttamento lavorativo si fa approfittando della condizione di bisogno dello sfruttato. Credo che sia sfruttamento lavorativo, come dire, a fattispecie scritta del codice penale nel 603 bis, dire a una persona in quelle condizioni vuoi fare il lavoro di pubblica utilità. E guardate, lo dico in questa città perché è preoccupante, il Comune dice al carcere: facciamo una convenzione per il verde pubblico, per la gestione del verde pubblico, per i lavori di pubblica utilità. Allora, chiunque è vecchio come me e si occupa di carcere da un po' di tempo sa che la gestione del verde pubblico era uno dei pochissimi lavori veri, perché veniva retribuita e veniva affidata alle cooperative sociali e veniva retribuita, in cui si potevano lavorare i detenuti in semilibertà, i detenuti in articolo 21, cioè con il lavoro esterno. Oggi, invece di organizzare e fare il verde pubblico un lavoro vero, lo diamo come un lavoro di pubblica utilità fatto gratis dai detenuti. Abbiamo tolto una delle pochissime occasioni di lavoro vero, cioè quello dell'articolo 36 della Costituzione, retribuito con una remunerazione che consente una vita dignitosa a sé e alla propria famiglia, perché appunto i detenuti hanno spesso famiglie, persone di cui si devono preoccupare. Tra l'altro, siccome il verde pubblico è uno dei lavori, non gli fanno fare le potature, gli fanno raccogliere le cose, srastrellare e via dicendo, è uno dei lavori a poca qualificazione. Oltre ai detenuti lo facevano tanti altri soggetti svantaggiati. Le cooperative sociali facevano fare il verde pubblico a tantissimi soggetti svantaggiati. Dire lo facciamo fare come lavoro di pubblica utilità gratuito ai detenuti vuol dire creare concorrenza che chiamerei sleale agli altri soggetti svantaggiati che nemmeno così possono lavorare. E questo con il trucco ma è rieducativo per i detenuti perché si riabituano alla socialità, a lavorare. C'è un'altra cosa drammatica e che vorrei menzionare di cui nessuno parla. Abbiamo inventato, in Toscana siamo esperti perché abbiamo la trippa e il lampredotto che sono parti sempre più interne dell'intestino, a Firenze, abbiamo inventato quelle che si chiamano articolazioni territoriali sanità mentale, che sono delle specie di sezioni psichiatriche all'interno del carcere, in cui diciamo che le persone... Perché qual era il problema? Il problema è stata la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e la creazione delle REMS. Nelle REMS si può andare solo in misura di sicurezza. C'era la famosa distinzione, il folle reo, cioè la persona ritenuta con disturbo psichiatrico al momento del compimento del reato, dal reo folle, cioè la persona che diventa psichiatrica in carcere. Alle REMS ci può andare solo il folle reo, perché appunto ha una misura di sicurezza. Il reo folle non può andare in REMS, perché appunto REMS si chiamano, sono enti dove si fa la misura di sicurezza. Dove mettiamo le persone che prima andavano in OPG perché impazzivano dentro il carcere? Enorme problema, perché nelle REMS non possono più andare.
E la Corte Costituzionale fa un'interessante sentenza e dice: come la malattia fisica, anche la malattia mentale si deve curare quando non è gestibile dentro un carcere, in strutture psichiatriche esterne. Noi sappiamo qual è la situazione delle strutture psichiatriche esterne, in cui essere presi in carico è normalmente un problema enorme, ci abbiamo liste d'attesa enormi, per cui come si risolve il problema? Si fa convenzione con l'ASL e si dice: assistimeli in carcere. E si prende un pezzo di corridoio, perché questo è letteralmente quello che succede, il pezzo di un corridoio di una sezione, e si dice: queste sono celle psichiatriche, questa è articolazione territoriale di sanità mentale. E un po' più spesso che da altri posti c'è uno psichiatra. Noi avevamo una situazione in cui avevamo un solo caso di OPG dentro un carcere, appunto, la Trippa e il Lampredotto, ed era Reggio Emilia. A Reggio Emilia era l'unico caso di OPG dentro un carcere. Oggi in quasi tutti i grandi carceri italiani abbiamo questa situazione di una sezione psichiatrica dentro un carcere. E chiunque conosca da Basaglia oggi la storia della psichiatria italiana sa che una struttura di questo genere, quanto più ne creo, quanto più se ne riempiranno, perché lì andranno tutti quei soggetti che la psichiatria troverà difficili da gestire. Tanto qualche problemino di rilevanza penale, che sia resistenza a pubblico ufficiale, che sia disturbo, che sia lo danneggiamento, lo creerà sempre. Quindi il modo per mandarlo in quel budello di doppia clausura, di doppia istituzionalizzazione totale, lo troveremo sempre. E quindi più ne creeremo, tant'è vero che l'amministrazione penitenziaria continua a chiedere alle ASL di crearne di nuovi, e le ASL, tutte contenti, ne creano di nuovi, perché dentro vuol dire uno in meno difficile da gestire fuori. Siamo a livello assurdo che l'ASL di Firenze, a Sollicciano, siccome in Sicilia non esistono queste articolazioni, si prende senza colpo ferire, quindi in carico alla spesa sanitaria toscana, i detenuti che vengano trasferiti da Palermo o da Catania, dalle carceri siciliane, perché appunto lì non c'è un'articolazione psichiatrica, e il DAP li trasferisce a Firenze. E l'ASL non è che, come qualsiasi altro cittadino italiano, chiede all'ASL di Palermo o di Catania: pagami le cure che sto... Non lo sa nemmeno, ma non gli importa, perché il vantaggio di avere il budello dove mettere i soggetti che disturbano e sono difficilmente gestibili la fa così contenta che vale la spesa. Questa è la situazione delle carceri italiane. Vi ringrazio. Dottor Santoro, le dico subito che Elisabetta Zapparuti, mentre lei parlava, l'osservava, era già pronta a farle delle domande, per cui dopo interverremo anche sullo suo... su quello che è stato il suo intervento. Allora, innanzitutto ringrazio, perché vedo che è arrivato anche l'avvocato Pardo Cellini, la collega Francesca Tinti, poi sono arrivati la Rita Bernardini, Sergio D'Elia, l'Elisabetta Zamparuti, e ho visto che è arrivata anche la dottoressa, che ha tenuto questa mattina una bellissima relazione che poi farò intervenire. Allora, come dicevo, praticamente oggi parleremo di quello che è il carcere vissuto da delle persone di maggiore età, quella... Per fortuna che abbiamo l'aiutante. Grazie. Ecco.
Adesso inizierei con l'intervento della collega Cristina Moschini, che parlerà di quello che è un argomento molto molto importante, che è il processo mediatico e diritto dell'oblio. Buonasera a tutti, ringrazio davvero gli organizzatori di questo bellissimo momento di confronto e porto i saluti del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, di cui sono la Presidente, e con il quale abbiamo condiviso questo evento. Il diritto all'oblio e il processo mediatico sono due temi che secondo me sono veramente scottanti ancora perché il diritto all'oblio di fatto è un diritto che si sta vedendo sempre di più profilare sullo sfondo, non tanto come fratello minore del diritto alla riservatezza, perché già dai leading case faccio riferimento alla sentenza del 2019 della Corte di Cassazione, che ha aggiornato il contenuto del diritto all'oblio rispetto ai tempi della rivoluzione tecnologica e digitale, affrontando le problematiche legate alla circolazione delle informazioni in rete. Il diritto ad essere dimenticati, il diritto a che il verdetto non segua il soggetto, vede sicuramente un aspetto di destigmatizzazione sociale del soggetto che ha riportato una condanna da un lato, ma anche di una destigmatizzazione interiore, interna. Stamani è stato molto bello partecipare all'evento di stamani, proprio perché la personalità ferita, la biografia ferita del soggetto esposto al processo mediatico. Bisogna parlare di due tipi di processo mediatico: il processo mediatico di interesse giudiziario, ma anche il processo mediatico che in generale vediamo con le declinazioni del cyberbullismo, le declinazioni delle trickery, dell'harassment e tutto quello che riguarda la commissione di reati a mezzo di dati ineliminabili e quindi della rete, dei social network, parallelamente sta. Il diritto ad essere dimenticati, quindi il diritto all'oblio, ora nel nostro ordinamento vede con l'articolo 64 ter introdotto con la riforma Cartabia nelle norme di coordinamento preliminari al codice di procedura penale, la cristallizzazione dell'articolo 17 del regolamento, quindi del GDPR. Ma quello che è stata la mia riflessione, io la riflessione su questo tema la faccio partendo da un'esperienza personale, perché quando ho iniziato la professione io ero figlia di un indagato abbastanza importante in quegli anni e non c'era assolutamente nessun tipo di attenzione rispetto a quello che era il diritto soggettivo della persona colpita da un avviso di garanzia, non c'era nessuna tutela di tutti i diritti satellitari dei figli, le mogli, dei soggetti appartenenti a quella che è la proiezione costituzionale dell'articolo 2 dell'identità di un essere umano, la stigmatizzazione, la riduzione di quell'essere umano, di quell'io, ad un fatto addirittura ancora da accertare. Questo mi ha reso caro questo tema e adesso vi vorrei anche fare sorridere, perché insomma il tema, se non fosse tragico, sarebbe comico. Volevo porvi subito l'attenzione come il legislatore abbia tentato con l'articolo 114 del codice di procedura penale, 115, di evitare di stare attenti a che veramente il processo non diventasse una pena in sé, come dice Francesco Carnelutti, ma in realtà lo è. Quale declinazione ha preso nel nostro ordinamento il diritto all'oblio? Il diritto all'oblio ha preso la declinazione della deindicizzazione, da un lato, e dell'implementazione della notizia originariamente data, rendendola completa in tutti i suoi aspetti, quindi l'evoluzione della vicenda, tanto da non andare
a impattare in quello che si chiama biografia ferita, perché ancorché vera al tempo della sua pubblicazione e assolutamente aderente al diritto di cronaca per principio di continenza e tutti gli altri che l'articolo 21 contiene, in realtà, se non aggiornata e non attualizzata, diventa una notizia falsa o parzialmente incompleta, tale da ledere un diritto della personalità. Si richiama l'articolo 2, l'articolo 3, l'articolo 13 della Costituzione. Abbiamo visto come si è fatto divieto alla stampa di riprendere persone arrestate in manette, perché abbiamo visto che l'impatto mediatico del passaggio delle immagini produce un condizionamento. Questo condizionamento però è difficile da destrutturare, perché se un tempo rispetto alla carta stampata era il fattore tempo quello che dava il battito, il colpo rispetto al permanere dell'attualità della notizia, al permanere dell'interesse alla collettività, alla conoscenza di questa notizia, e quindi stava proprio alla carta stampata sul discorso della ristampa di una notizia che dopo molto tempo poteva aver perso quella caratteristica di attualità e interesse per la collettività e quindi diveniva lesiva, perché in un repêchage da un contesto ormai superato di una notizia che poteva diventare lesiva se riproposta. Adesso però col mondo dei social network purtroppo abbiamo una incalzante, costante, volevo leggervi proprio un passaggio interessante, con la decadenza della notizia velocissima, è un prodotto caduco, quindi una notizia rincorre l'altra talmente tanto che in questo vortice di informazioni tutto entra nel World Wide Web, e quindi la deindicizzazione e l'implementazione delle notizie riguardanti la identità del soggetto che transita all'interno del procedimento penale scontano il fatto che parallelamente, e questo lo vediamo con la responsabilità dei providers, dei servizi di hosting in generale, con un tema abbastanza parallelo e importante, cioè le notizie autoprodotte, autopostate, rimbalzate, transitate all'interno del web, che non possono vedere certamente applicarsi la deindicizzazione o l'implementazione, perché molto materiale è anche di produzione privata. Quindi, con l'uso dei server proxy, quella notizia che si cerca di correggere o di deindicizzare può comunque essere sempre attinta e recuperata. Un altro aspetto critico e veramente di livello altissimo è che fondamentalmente non esistono misure efficaci in senso proprio, se non il chiedere al gestore del dato la cancellazione, l'oscuramento, la deindicizzazione, ma sempre resta il lavoro di delisting, e questo una delle sentenze più importanti è Google Spain, che è il caso, uno dei primi casi di questo. Il gestore della piattaforma e il provider è anche il giudice che da un certo punto di vista apprezza la richiesta di deindicizzazione o delisting a suo insindacabile giudizio. Se teniamo peraltro conto che la comunità europea può condividere le direttive comunitarie, ma dall'altra parte le sedi sono fuori dalla comunità europea, voi vi rendete conto che se la deindicizzazione e l'implementazione della notizia a livello europeo può funzionare, laddove però il dato viene alla base gestito e viene alla base indicizzato o reindicizzato, non c'è nessuna forma di intervento. Un'ultima riflessione che mi muove questo argomento è: come mai, perché
Perché se vediamo come nasce il diritto, tra virgolette, all'oblio da una parte, in territorio francese alla fine del secolo scorso, il right to be forgotten, dicono gli inglesi, no? E allo stesso tempo il diritto di essere, le droit d'être oublié, dall'altra parte noi vediamo che con la direttiva sul commercio elettronico, ora ritrovo, scusate il rimbecillimento pomeridiano, ma l'età c'è e il resto anche, vediamo che con la direttiva sul commercio elettronico viene protetto come una libertà nel commercio l'attività di divulgazione e trasmissione di dati, e quindi c'è una tutela squisitamente commerciale di qualcosa che va in realtà a toccare al cuore pulsante l'identità di un essere umano. E quindi questo sbilanciamento, dire ma i provider sono responsabili? Quando iniziano ad essere responsabili? Vediamo che c'è una bella foglia di fico, la Sonia sa benissimo che io non mi tengo un cecio in bocca e se c'ho qualcosa che non mi torna lo dico, ma perché siamo qua a riflettere, non è che io sono qualcuno per poter insegnare a qualcun altro qualcosa, ma ho una mia riflessione da poter condividere con voi, anche fondata su una mia esperienza personale, quindi mi ha toccato l'argomento e di conseguenza ci sono stata un po' dietro nel tempo. La cosa che mi pare veramente stravagante, se non da porvi davvero rimedio, è che da tutte le parti si è cercato nel giornalismo con i codici, con i protocolli, con le carte etiche, viceversa, la magistratura per pari suo altrettanto, ma non si arriva a destinazione per il semplice motivo che non è più vero quella che era l'impianto, a mio giudizio, originario sulla responsabilità dei provider, che venivano considerati dei meri conduttori di dati. Il mer conduit dei dati all'interno del sistema informatico prevedeva una deresponsabilizzazione ex ante del gestore di quel dato, perché offre solo un servizio e tutto lì vi transita, e quindi nessuna responsabilità di controllo, fondandosi su questa direttiva europea, la carta di Nizza sul commercio elettronico, che diceva beh, non ci potete mica comprimere la nostra libertà d'impresa. Ma adesso, laddove i dati vengono trattati per profilare, ed in particolare il tema è molto serio e grave per quanto riguarda la profilatura dei soggetti minori, diviene il soggetto un oggetto commerciale, un destinatario, un prodotto da spostare. Avete visto benissimo come l'uso, la ricerca su internet di un determinato tema faccia fiorire un florilegio di stimoli a andare ad aprire ulteriori cose, e di conseguenza quel dato non è più mer conduit, ma è toccato, è orientato, è spostato. C'è stato un tentativo, e il collega Di Salvo mi vede e sa che sto dicendo il vero, della Corte Europea di cercare di trovare una responsabilità del provider. Certo, c'è una responsabilità per fatto proprio, però il problema vero è la responsabilità per fatto altrui, ed in particolare quando il fatto riveste penale rilevanza. Mettiamo caso che io chieda al provider la mia deindicizzazione, il mio oblio, e lui non lo faccia. Beh, risponde evidentemente, perché viene attinto da una richiesta, viene attinto da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, ma quando il rimbalzo dei dati sulla mia persona e sulla mia vicenda avviene attraverso blog o altri sistemi, non c'è nessuna forma di tutela. Quindi il buon consiglio che viene dato in generale è quello di dire: sapete cosa c'è? Chiedete la deindicizzazione e portate
il più possibile l'implementazione avanti. Ma allora io faccio un passo indietro, essendo fiorentina, ora hanno anche riaperto la Cappella Brancacci, c'è un bellissimo affresco dove c'è quello che un tempo si chiamava la Damnatio Memoriae, venivano cancellati i visi dai quadri di quelli che non dovevano passare alla storia, venivano ubliati come gogna. Adesso la speranza per i posteri è di poter essere davvero dimenticati, perché leggevo poco tempo fa un articolo su Business Week che mi ha fatto molto ridere, che diceva che mentre gli atomi delle nostre tastiere saranno ormai ritornati sotto forma di atomi, i nostri dati digitali saranno belli lì interi, che ancora ci rincorreranno. Quindi paradossalmente si chiede non solo di non essere dimenticati, ma di diventare sempre più visibili affinché si possa essere dimenticati, perché la verità è che l'iperflusso di informazioni, il bombing, porta poi a un surclassarsi di notizie una sull'altra, e quindi il vero oblio è l'ingozzamento di dati telematici. Se si porta al ragionamento, al suo paradosso, dovrebbe essere esattamente questa la strada. Ma per chi non la vuole percorrere, come possiamo fare? Allora, il punto fondamentale è che bisogna prendere atto che il diritto all'oblio, nel senso vero e completo, è impraticabile. Se no non sarebbe stata mai posta il centro e l'attenzione sull'implementazione. Sono tutte manovre correttive, ma che non vanno mai poi alla fine a ripristinare quell'integrità sociale, quella destigmatizzazione vera, perché sotto sotto forse qualcosa è successo. Io sulle notizie dei giornali di molti anni fa, poi mio padre è stato prosciolto, è stato risarcito, era estraneo completamente ai fatti, ma io non l'ho mai voluta ritoccare quella notizia. Perché? Perché non voglio perdere l'attenzione sul fatto che questo tema è un tema che sarà sempre più scottante, sempre più difficile, e ci vogliono assolutamente pensare a delle nuove evoluzioni culturali che consentano davvero una tutela della dignità delle persone, perché è in gioco davvero una vita tutta, e anche il principio di affidamento dei consociati salta in aria, no? Quindi tutti hanno diritto a ritornare ad essere liberi anche dal proprio passato, dai propri errori, e tutti hanno diritto a essere rispettati come persone in ogni fase del procedimento, in ogni fase della loro transizione giudiziaria. Ecco, io non ho da dirvi altro se non ringraziarvi per la vostra attenzione. Io ringrazio tantissimo la collega Cristina Moschini per il suo intervento. Faccio presente che quando l'ho conosciuta un paio d'anni fa come relatrice a un convegno, ho iniziato a parlare della materia giuridica. A un certo punto è entrata nel cuore della sua vicenda personale, e mi rifaccio quello che ho detto prima, che molto spesso noi ci concentriamo moltissimo su quelle che sono le vite dei detenuti, delle persone che rimangono vittime di mala giustizia, le persone che scontano una pena, ma non facciamo mai attenzione a quelle che sono le persone che vivono a fianco a queste persone che subiscono il carcere. Ecco, io quando ho sentito la storia di Cristina, era una persona che l'ha vissuta come figlia di una persona indagata, e ancora ad oggi, voi lo sentite quando lei parla, si sente dalla sua voce quelle che sono i residui di questa esperienza, perché parliamoci chiaro, il dolore lo si ravvisa ancora nelle tue parole e anche sempre nelle tue espressioni, nei tuoi racconti, e sempre quando tu esponi questi fatti qua, per cui io ti faccio i miei più sinceri complimenti. Grazie. Veramente per il tuo intervento. Grazie. Ecco.
Allora, io adesso passerei la parola al collega Luca Maggiore, che è il presidente della Camera Penale di Firenze, e parlerà praticamente di quella che è la vita del detenuto, quelle che sono le prospettive lavorative e i progetti per le misure alternative. Adesso entriamo proprio nel vivo di quello che sono le alternative. Tanto prende... Sì. Giuseppe? Sì, buonasera a tutti. Io non so però... Se vogliamo rispettare l'ordine, io arrivo esimo, quindi non volevo passare davanti alla professoressa. Perché, no, spiego il perché, siccome la, prima non volevo passare davanti alla professoressa, ma proprio prima, mentre eravamo nel corridoio, la professoressa qui ha parlato di una sua alunna che ha scritto la tesi sulla vicenda di Giuseppe Gurotta, per cui maggiormente ho detto, attenzione, visto che abbiamo la presenza in prima persona di Giuseppe Gurotta che racconta quella che è la sua vicissitudine, abbiamo l'avvocato Paolo Cellini che l'ha seguito personalmente in tutta la fase processuale, per cui ho detto mi riservo di fare un unico intervento che tratta con la testimonianza diretta e anche dal punto di vista giuridico dei due professionisti che hanno trattato il caso. Bene, bene, no, 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 ma era giusto per una questione di... Grazie a tutti, volevo devo ringraziare l'AICS per l'invito, ma soprattutto Sonia che io spero di poter, come dire, garantire un intervento che almeno arrivi a un quarto del livello che abbiamo tenuto in tutta la giornata finora, fino adesso. Perché evidentemente il livello è molto alto, le informazioni che abbiamo sentito sono tantissime, sono molto interessanti e, come dire, sono degli spunti che portano a delle ulteriori necessarie riflessioni. Il mio argomento, quello che mi è stato dato, è la vita del detenuto, le prospettive lavorative e i progetti per le misure alternative. È un tema che ritengo occupi quello che è il carcere, quello che è tutto il mondo che appartiene a un detenuto. Un detenuto, io vado oltre ad alcune riflessioni che abbiamo fatto oggi, non faccio troppe distinzioni tra carcere dei piccoli e dei grandi, chiamiamoli così, nel senso che, ne parlavo prima col dottor Lupo al termine della prima sessione di questa mattina, il problema che ha evidenziato il dottor San Germano è serio, cioè facciamo un esempio pratico, altrimenti non ci si capisce. Oggi viene arrestato e viene posto in custodia cautelare detentiva, quindi presso un IPM, un minore, 17 anni, sconta la sua pena o comunque la sua custodia cautelare e l'anno dopo viene arrestato per un reato commesso da maggiorenne e quindi occupa il carcere ordinario, chiamiamolo così. Termina la carcerazione, ma poi in virtù dell'originario procedimento, il primario procedimento, in fase esecutiva sconta la pena perché è ancora infra 25enne nel carcere minorile. Abbiamo quindi una situazione per cui un minore che ha già fatto un IPM ha fatto anche un'esperienza carceraria presso un istituto ordinario, torna nell'IPM, perché la legge questo prevede, con un bagaglio di esperienza del carcere ordinario che evidentemente riporta all'IPM. Forse qui allora è il grande primo problema, non vedo la differenza a questo punto, cioè non la vedo nella misura in cui questa mattina abbiamo evidenziato tutte le problematiche che i bulletti del carcere minorile portano all'interno del carcere minorile stesso. Quindi forse già qui potremmo svolgere una riflessione su quello che è la vita al carcere minorile. Venendo all'argomento comunque che riguarda anche il carcere minorile, perché la normativa appartiene ad entrambe le realtà detentive, dobbiamo evidentemente come dire, parlare di quelli che sono i presupposti minimi perché si possa parlare di una vita detentiva e del futuro dei detenuti, e che sono la realtà carceraria, la evidenza, la realtà drammaticissima dei suicidi e le condizioni delle strutture. Parto dalla ultima perché, ebbene, secondo me, ne parlavo prima con una collega mentre ascoltavamo stamattina, che non passino, io, guardate, faccio una premessa, un cappello introduttivo, non voglio fare aprire delle parentesi, ma faccio un cappello introduttivo. Quando mi hai chiamato, io ho accettato
non volentieri di più, però ho pensato, via via che mi avvicinavo ad oggi, diciamo, ma di cosa andrò a parlare? Di cose che comunque tutti sappiamo e vogliamo un pochino far finta che vada tutto bene o diciamo la verità? Io penso di dover aderire alla seconda e diciamoci le verità. Allora, dovremmo un po' staccarci, parliamo delle condizioni delle strutture, no? Stacchiamoci da quella idea politica che sta girando oggi, perché anche a Firenze il nostro sindaco è bravissima persona, però continuare a dire Sollicciano va demolito e ricostruito, ma è una cosa che non è reale. Allora, è una struttura che contiene 1000 persone, è una struttura che al giorno vede passare lì una media di 3000 persone. I tempi per demolire e costruire una struttura nuova, ma voglio dire, ma sono realtà, 15, 20 anni, perché in Italia questi sono i tempi per quanto riguarda strutture pubbliche, non sto parlando di esercizio di attività poste da privati, basta fare un esempio per Firenze, il campo sportivo della Fiorentina in un anno e mezzo sta quasi per finire. Quindi allora propalare un'idea di facile, no? Di rimettere tutto a posto perché si butta giù una struttura e se ne rifà un'altra, forse non è un approccio adeguato, perché questo è proprio forse il principio cardine di una vita e preparazione, rieducazione costituzionalmente orientata per una possibilità di parlare di un futuro del detenuto. Le carceri, poi ce lo diranno meglio Sergio, Rita, Duccio Martellini che ha partecipato alla visita di questa mattina, ma insomma sono delle strutture che tutto fanno pensare se non a un'idea di possibilità, di adeguatezza, a una vita normale di un essere umano, perché questo si sta parlando. Quindi questo forse è il primo tassello da dover organizzare per bene, per poter dire riabilito una persona, perché comunque sia, tu entri in una struttura che ti deve garantire il minimo di vivibilità. E Sollicciano, parliamoci fuori dai denti, Rita Bernardini anni fa lo disse, Sollicciano è il corpo del reato. Cioè, è una struttura che se io fossi, l'abbiamo detto 1000 volte, ma se io fossi il titolare di un bar e il mio bar fosse non nelle condizioni di Sollicciano, un centesimo delle condizioni di Sollicciano, ma non solo verrebbe chiuso, ma io verrei denunciato alla ASL, alle istituzioni, qualunque cosa. Quindi smettiamo di prenderci in giro. Oggi le carceri sono fatiscenti, sono dei colabrodo, sono delle strutture dove le malattie vengono trasmettono malattie le carceri di oggi. Noi abbiamo delle condizioni, solo le muffe che attingono le celle portano delle patologie gravissime ai detenuti. I detenuti entrano sani, io ho avuto un mio cliente che è entrato sano e è uscito con la TBC. Gravissima tra l'altro, perché le condizioni sono queste, le zecche, le cimici, c'è di tutto di più, i detenuti dormono in dei materassi che se va bene hanno una decina d'anni, ma non vengono mai puliti al cambio tra detenuto e l'altro, piuma che è gomma piuma tra l'altro, l'abbiamo visto, io mi ci sono seduto, ho fatto un'esperienza, lo dico sempre, mi sono fatto chiudere 15 minuti dentro una cella, ora mi vergogno a dirlo davanti a Giuseppe, sì, gomma piuma alta così, ma dopo 3 ore la gomma piuma diventa una carta velina e questi sono, ci hanno fatto vedere i detenuti che da questa gomma piuma escono le cimici e la direzione ci viene a dire noi facciamo la decimicizzazione, non so neanche come si dice. Questo è il primo tassello se vogliamo parlare. Il secondo è una drammaticissima realtà che è inutile far finta o fare i proclami o parlarne a fine anno perché bisogna fare i report per poi magari dirlo all'inaugurazione dell'anno giudiziario per poi dare i numeri. Io li do oggi, ve ne do pochi, ma sono numeri che fanno spavento. Il numero dei suicidi è una realtà, è inutile, ripeto, parlarne così perché tanto fa odio se andiamo sui giornali. Io vi do dei dati. Negli ultimi 22 anni, anno 2000, dal 2022, 1308 suicidi, solo suicidi, perché vi sono state in totale in questi 22 anni 3451 morti nelle carceri italiane. Ma allora vogliamo renderci conto di una cosa? Vi è un'equazione, non so se è corretto, io la matematica sono veramente un baco, però posto che il detenuto viene dato
viene affidato allo Stato. Lo Stato ne deve garantire la incolumità pubblica. Allora, se lo Stato colpevolmente, auspico, non mette nelle condizioni quel detenuto di poter arrivare a sopravvivere, allora cioè, poniamoci anche questo dato, poniamoci e facciamo una riflessione. Non si può sempre solo dare numeri e poi mai arrivare a una conclusione. La conclusione è che lo Stato è incapace di garantire la vita all'interno, almeno in questi 20 anni, per 1.308 persone non ha garantito la vita. L'ha resa impossibile, e io ci stavo arrivando, noi siamo avvocati, non prendiamoci in giro, c'è il dolo eventuale. Perché eventuale? Perché tu lo sai che le tue istituti detentivi sono in quelle condizioni e lo sai da più di 20 anni. Accetti il rischio e non fai nulla, allora diamo un nome e un cognome a questi comportamenti. Perché poi è inutile parlare e riempirsi tutti noi la bocca di numeri. Io me ne sto riempendo, però do anche una conclusione. Ma non è finita qui, perché già quest'anno 14 persone si sono uccise. Bene? Nell'anno dal 2006 al 2012, non mica solo riguarda le carceri, perché esistevano gli OPG, luoghi di non lo so di che cosa, li abbiamo visitati, abbiamo visto la gente in che condizioni veniva trattata, tra l'altro signori, le medesime in cui vengono trattate a Sollicciano, un Ferragosto, abbiamo aderito alle iniziative dei radicali di andare nelle carceri a Ferragosto, ma voglio dire, la gente ci rincorreva dicendoci io sono entrato qui sano, oggi sono dipendente da benzodiazepine, perché per farli dormire, per farli stare tranquilli, insomma via, ma cioè... Questo non è una condizione normale. Negli OPG dal 2006 al 2012 ci sono stati 25 suicidi. Il più giovane aveva 24 anni, il più anziano 73 anni. Allora, ma che ci faceva una 73 anni dentro un OPG? Idem valga per gli istituti normali. Il più giovane in questi 20 anni... Attenzione, era in una casa alloggio, aveva 16 anni, il più anziano, e questo veramente, era ai domiciliari, quindi detenuto, 91 anni. Io mi domando, cioè anche qui, no? Poi arrivo al terzo aspetto di cui volevo parlare come premessa per una prospettiva futura delle nostre carceri. Il terzo aspetto è la realtà carceraria, è questa. Allora... Esiste un altro dato oggettivo, il sovraffollamento. È inutile pararsi dietro un dito, le carceri sono sovraffollate. Sono sovraffollate perché per un motivo c'è. Stamattina molti operatori del diritto, magistrati, ci hanno parlato dicendo che giustamente la custodia cautelare in carcere deve essere l'extrema ratio. Ma applicatela l'extrema ratio. Perché noi avvocati lo vediamo che non viene applicata come extrema ratio, ma viene applicata come prima ratio. Se le misure cautelari hanno una gradazione, purtroppo nell'abito mentale di molti, non tutti, perché sennò qui si sta a parlare del nulla, molti magistrati, il carcere è la misura cautelare. E nonostante molto spesso gli avvocati portino delle soluzioni alternative, vogliamo parlare dei braccialetti, con Rita abbiamo fatto delle battaglie, la Camera Penale di Firenze si sta distinguendo, sono 7 anni che facciamo la famosa giornata dei braccialetti, ahimè ci stanno snobbando, eravamo in 4 quest'anno, il primo anno, nel 2015 eravamo quasi 1.000 persone, quest'anno in 4, perché stiamo banalizzando, il rischio della condizione delle carceri è cadere nella banalità, la famosa banalità del male. Allora, c'è una percentuale elevatissima di persone in custodia cautelare che rende impossibile, giustamente, svolgere appieno il ruolo delle carceri, perché il soggetto in custodia cautelare ha esigenze, prospettive, necessità totalmente diverse dal detenuto definitivo, chiamiamolo così, il detenuto che deve scontare una pena perché è destinatario di una sentenza irrevocabile. Questo è un dato fondamentale. Il nostro, io vado avanti, dimmi quando devo finire perché sto probabilmente portando via tempo. Noi, il nostro sistema viola tutti i giorni l'articolo 27 della Costituzione.
Il nostro è il paese degli orrori, perché le carceri che abbiamo, e degli errori, perché non interveniamo sulla normativa, o meglio, lo possiamo fare, lo potevamo fare. Gli stati generali, il ministro Orlando aveva in mano una soluzione che molti operatori, c'era stata una, come dire, una trasversalità di apporto culturale, politico, giuridico, associativo. Gli stati generali avevano partorito veramente una soluzione per il problema delle carceri. Poi, trasversalmente, la politica l'ha uccisa, quel tentativo di riforma. E allora, quali potrebbero essere i percorsi? Innanzitutto, le carceri vanno conosciute, ma non dobbiamo conoscerle noi, perché io qui dentro conosco quasi tutti, e so che quasi tutti conoscono cos'è un carcere. Dobbiamo cercare in qualche modo, io sono 13 anni mi occupo di carcere e non ho la soluzione, quindi non è che sto dicendo che c'è una soluzione. Dobbiamo trovare in qualche modo un modo, scusate il gioco di parole, per portare all'attenzione della collettività, perché i politici lo sanno e fanno finta di non vederla. Noi si sa e non possiamo fare nulla, la collettività pensa che ci siano gli alberghi a 5 stelle, con dentro il cellulare, con dentro il televisore, perché siamo ancora lì. Io queste cose le sento, lo diceva il mio babbo, che oggi se fosse vivo avrebbe 90 anni. Quindi voglio dire, cerchiamo di cambiare la cultura della conoscenza delle carceri, cerchiamo di instillare nella società una trasmissione della realtà. Per questo dicevo, non era una critica all'assessore Funaro prima, però è una critica a questo modo di come dire, propalare una notizia sulle carceri che non è vera, che non è vera. Altra cosa, l'ho già un po' anticipata, qual è un altro percorso? La conoscenza della normativa, e questo riguarda, giustamente il dottor Lupo diceva prima, gli avvocati devono saperla, tutti noi dobbiamo saperla, la normativa, tutti gli operatori del diritto, perché, e qui davvero mi rivolgo principalmente a chi fa l'avvocato, perché a me quello che mi vengono a dire, io faccio il carcere, come quello mi dice, l'avvocato mi dice io faccio penale, ecco, per me già non fai né l'uno né l'altro, perché l'avvocato, il penalista, cioè non può dire io non faccio carcere, io faccio carcere, ma che discorsi sono? Cioè, è un'assurdità, e quindi gli avvocati primi devono sapere di cosa si sta parlando, perché la normativa sull'esecuzione è la peggiore che esista per un avvocato, tant'è che all'università tutti temiamo, anzi o sorvoliamo sull'esame di esecuzione, quando arriviamo a fare l'esame di avvocatura speriamo, di avvocato speriamo sempre, ah non mi fa male la domanda sull'esecuzione, però santo cielo, io lo dico quando vado nei corsi per preparare i ragazzi alle difese d'ufficio, che è la base, secondo me, è fondamentalissimo, perché si va a aiutare gli ultimi, di fatto, inciso. Quando ti arriva l'avviso, o l'elezione di domicilio o l'avviso 415 bis, tu devi saper dire al cliente che cosa va a rischiare. E quindi l'avvocato, ma anche i magistrati, perché non è accettabile vedere il contenuto di certi provvedimenti, quale è accaduto, ora è andato anche sui giornali, io sono stato intervistato e mi sono sdegnato quando un magistrato di sorveglianza, a fronte di un tentativo di impiccagione, respinge la richiesta di liberazione anticipata perché motivazione non ha partecipato all'opera rieducativa. Cioè, ma allora vuol dire che te hai fallito come magistrato e non devi fare il magistrato, perché non ti doveva venire in mente che se quella persona ha tentato di ammazzarsi vuol dire che non c'è stato niente che l'abbia spinta a capire che c'è una rieducazione. E ha ragione Emilio Santoro, ha ragione, no, si dà per scontato che il detenuto entra in carcere e non solo è un bambino, ma è un bambino che non è educato, perché dandogli del bambino dai per scontato che non è che deve essere rieducato, deve essere educato. E allora io lo tratto da bambino, gli faccio fare la domandina, gli faccio aspettare del tempo per lavarsi un dente, gli faccio chiamare l'infermiere la notte e lo faccio aspettare perché lo devo punire se ha mal di pancia. Questo è il carcere, ma parliamoci fuori dai denti. Non è quello che ci vogliono dire, non sono le illazioni che abbiamo sentito durante la pandemia, perché qualche magistrato intelligente ha scarcerato, ha messo ai domiciliari qualche
personaggio che poi era ritenuto eccellente a livello di associazionismo solo dalla critica mediatica, perché poi in realtà si è visto che nessuno di questi qua aveva chissà che tipo di problematica da poter portare all'esterno. Quali sono gli obiettivi quindi che io pongo e porrei? Quello di dare sicuramente una spinta, una propulsione alla educazione alla legalità, questo è sicuramente vero, e noi cerchiamo di farlo, molti lo fanno. E da dove bisogna partire? Dalle scuole. Le scuole sono il volano per l'educazione. Oggi non so chi oggi in questi giorni mi parlava, io vorrei andare a scuola a spiegare di nuovo l'educazione civica. Sì, benvenuto nel nostro mondo, benvenuto nel mondo di noi qua dentro, perché purtroppo sti ragazzi, l'abbiamo sentito stamattina, ha perfettamente ragione San Germano, ha perfettamente ragione il dottor Ebner, noi siamo i genitori bravi con i nostri alunni quando andiamo nelle scuole e non siamo bravi con i nostri figli, perché c'è una dilagante, assoluta sconoscenza di quelli che sono i principi base dell'educazione civica. Aggiungiamo una corretta informazione, perché questa stortura mediatica di far passare il detenuto come il Fedez de no altri che vive di miliardi è una follia. Ed è irrefrenabile questa cosa, è irrefrenabile, perché siamo arrivati al livello per cui se qualche giornalista si permette di dire quella che è la realtà carceraria, o viene oscurato oppure viene criticato. Abbiamo questi maledetti social per cui non si può più dire nulla. Io mi sono permesso di pubblicare a seguito di un ingresso in 16 dicembre, non pubblicare, guardate cosa mi è successo, questo è un dato vero, me la sono mantenuta. Il 16 dicembre siamo andati a Sollicciano a fare un incontro con Magistratura Democratica, c'era alcuni esponenti magistrati di Magistratura Democratica e una delegazione di avvocati. Abbiamo fatto una conferenza stampa. Il pomeriggio, mi è arrivata una mail da un soggetto, non mi ricordo neanche chi, il quale praticamente mi ha detto: avvocato, lei tutte queste belle cose se le deve mettere su per il culo, bene? Perché devono stare male queste persone, e mi ha augurato i migliori mali della mia vita. Ecco, questa è allora perché? Perché avevamo fatto una conferenza stampa e l'esito di quella conferenza stampa è stato questo. Allora io dico, non ci siamo, però cerchiamo di andare avanti. Quindi possibilità di informare correttamente e cerchiamo di stare coi piedi per terra. Quindi ripeto quello che ho già detto all'inizio, non diamo delle false promesse, diciamo che si può cercare di lavorare tutti assieme perché si possa arrivare a qualche obiettivo, però tenuto conto che mancano i soldi, le strutture sono quelle che sono, e allora vengo a terminare anche sul titolo che mi hai dato. Dei dati forniti già da molti anni hanno chiaramente stabilito, ma è di ieri l'altro, un'altra notizia, che l'applicazione di misure alternative, e quindi qui torno al magistrato di sorveglianza che ben può, in presenza di presupposti che l'avvocato gli dà, perché evidentemente è l'avvocato che porta all'attenzione del magistrato di sorveglianza la possibilità, applichiamo le misure alternative, sono tante, sono significativamente importanti. Busto arsizio, la recidiva del 2% tra i detenuti che lavorano, la percentuale di coloro che hanno una misura alternativa che crolla dal 75% al 12% di recidiva. Insomma, questi sono dati che non invento io e che sono stati studiati. Sulla informazione, è vero, il reato di tortura, ci sono dei processi di tortura, sono in corso, quindi io vorrei correggere l'indicazione di prima, specialmente su Firenze. Firenze, è stato detto, c'è stata una prima tranche di condanne per tortura, non è vero. Il GIP ha riqualificato, quindi non ha ritenuto sussistente la tortura nei fatti contestati, ampiamente processati e quant'altro, e ha riqualificato in lesioni aggravate. In ogni caso, i processi non sono finiti,
Io mi fermo qui, nel senso come notizia, però è bene darle corrette le notizie, perché fa parte di quello che vi ho detto prima, degli obiettivi. L'informazione corretta crea nella collettività, che è il vero e proprio volano di un'informazione giusta, perché, ripeto, il tam-tam social poi porta a delle disgrazie. Portiamoci alla realtà dei dati e senza esasperarli. Il reato di tortura non è un reato fatto bene, è anche non corretto dire che, insomma, non si può parlare di modificarlo. Forse non andava fatto così, andava sicuramente introdotto. C'è chi dice che le norme c'erano già. Questa sicuramente è una norma fatta coi piedi, fatta in fretta, fatta perché è voluta a tutti i costi. Perché? Perché ancora una volta l'Unione Europea ci ha bacchettato. Però, ecco, diamole queste informazioni in modo corretto. Ha detto anche un'altra cosa molto giusta. C'era il folle reo e il reo folle. La drammatica realtà delle nostre carceri è che moltissimi rei diventano folli dentro. Io mi auguro che questi incontri, a me non interessa il numero dei partecipanti, interessa quello che può essere l'esito di questi incontri, cioè se ognuno di noi esce di qua stasera e nel suo piccolo propala le nozioni corrette, facciamo un grandissimo lavoro. Non servono i social. Si torna indietro, ma si andrebbe molto avanti in questo modo. Io voglio però ringraziarti che sei qua. Tu sei una star e mi piace il giusto, perché è una star che... mi piace che ti riconoscano gli studenti in strada, come è successo oggi, perché tu hai colpito... Voglio dire, abbiamo fatto assieme degli incontri nelle scuole e tu colpisci perché dici la verità, senza infingimenti, senza lacrime, senza niente. E io mi auguro che ce ne sono tanti come te, no? Ce ne sono tanti come te. Io spero che ce ne sono sempre meno. Oscena. Come si sta in carcere e poi iniziare l'attività. Allora, questa è una quello che noi come Camera Penale a parte lo sa. Pensiamo fosse questo. Noi come Camera Penale lo stiamo cercando di implementare. Io ho sentito già qualcuno che mi ha tolto le parole di bocca, ma quello che sto cercando di fare, perché lo sento come una responsabilità da presidente di Camera Penale, è cercare di portare nelle carceri i magistrati, non perché sia una cosa morbosa che sollievo mi dà, semplicemente perché sono coloro che sottoscrivono e che firmano i provvedimenti di custodia cautelare. Insomma, allora io dico, guardate dove li mandate, perché forse, visto che le alternative ci sono, da cominciare dai braccialetti, che ora non c'è più, non vi è più una scusa, perché ve ne sono mille al mese, mille più al mese, quindi ci sono e sono una seria garanzia. Allora, ecco, sì, io non è che condivido, è da un po' che lo penso, però ecco. Devi parlare qua, però sennò li fa impazzire tutti. A me fanno impazzire a portarlo avanti indietro. Non dico per colpa, di qualche cosa, ma almeno capire, entrare dentro in un carcere, vedere veramente quello che succede dentro un carcere, come stanno i cosiddetti detenuti, perché io conosco, anche se per qualche mese, conosco anche Sollicciano. Per 2 mesi ci sono stato negli anni 90, è un carcere proprio che non c'è un filo d'aria, se possiamo dire, c'è un balconcino con delle, non ci sono nemmeno le inferriate, ma c'è il cemento, l'aria non si sa da dove entrava, poi i corridoi che da una punta all'altro non si vede nulla, non è diritto me semicerchio, è un carcere più che altro è cupo, chiuso proprio.
anche per andare nello spiazzo cosiddetto aria, c'era da attraversare un percorso proprio tutto buio. Cioè, poi fortunatamente dopo 2 mesi, non so se la parola è detta giusta fortunatamente, ma sono stato trasferito a San Gimignano, voglio dire, è sempre un carcere, però c'erano dei corridoi dritti e delle finestre nelle stanze che ti permetteva di da un lato vedere il bosco, dall'altro lato vedere, diciamo, la strada che percorreva per andare verso Castel San Gimignano, insomma era più aperto. Ma Sollicciano, proprio, io, si diceva prima di buttarlo giù e rifarlo, magari sarebbe una bella cosa, voglio dire, ributtarlo giù e rifarlo più moderno magari, perché le persone che vivono all'interno devono avere anche un po' di dignità, voglio dire, colpevole o non colpevole. Immaginiamoci un innocente che poi deve trascorrere un periodo di carcerazione ancora peggio. Ma infatti prima, Luca, quando tu hai detto, perché tutti quanti noi conosciamo la realtà del carcere, lui mi ha sussurrato, no, solo io la conosco la realtà del carcere, mi ha detto, nel senso buono, però ha detto, no, solo io, ma conosco la realtà del carcere, quantomeno qua dentro, ha detto Sì. Mi sono allargato nel dire conosco la realtà del carcere, perché quando andiamo a fare le visite, voglio dire, Rita me ne è testimone, noi, come dire, apprendiamo e ci fermiamo a parlare con i detenuti, perché è quello che, quando io dicevo prima, dei magistrati devono sapere dove vanno, dove li mandano, per sapere anche da loro che cosa vuol dire vivere in carcere, cosa vuol dire stare dentro 3 metri per 2 per 22 ore al giorno, avere 6 rotole di carta igienica in una cella in un mese, perché voglio dire, catapultare dal vivere come si vive oggi una persona, cioè con tutti le possibilità, dalla tecnologia al vivere e quantomeno dormire in un letto per bene, ad avere pranzi garantiti, a catapultarlo in un posto dove nulla di tutto questo c'è, lasciamo fare il cellulare, che voglio dire, quella è una regola, e ben venga, ora Rita mi scannerà perché lei dice che giustamente bisognerebbe avere anche i cellulari in carcere, ma voglio dire, io vado a vivere in un ambiente malsano, dove se non fumo inizio a fumare, se non sono malato psichiatrico lo divento, perché comunque mi somministrano per dormire, per farmi dormire, delle medicine, abbiamo testimonianze dirette, non sto dicendo niente di assolutamente non vero, dove non posso più studiare, non posso lavorare, non ho un'assistenza medica, se ho bisogno di qualcosa devo aspettare giorni e giorni, se voglio parlare con il mio magistrato di riferimento non viene a parlarmi se sono in custodia cautelare, e se sono definitivo devo aspettare una lista infinita. Sì, se ho bisogno, se ho la mia famiglia in un paese, in una città o comunque in quella città, e io sono sottoposto a, eventualmente senza mia informazione preventiva, a dei trasferimenti magari al di là, alla capo opposto dell'Italia, cioè qui non ci siamo, non c'è una rispetto della benché minima regola del vivere civile di una persona. Termino qua e vi ringrazio, scusate perché ho Luca, grazie mille per il bellissimo intervento che hai fatto. Adesso io passerei la parola alla collega Baldi, che introdurrà il suo argomento, richiamandosi anche, posso dire, alla vicenda di Giuseppe Gulotta, che poi discuterà sia con la persona direttamente che con il collega Parro, che l'ha seguito dal punto di vista. Allora, buonasera, grazie dell'invito a questo interessantissimo convegno. Io non parlerò da avvocato quale sono, ma parlerò da docente di diritto penale dell'Istituto Italiano di Criminologia. Preferisco questa veste stasera perché ho scelto un argomento che a me è molto caro e forse penso di averlo coniata io, l'esecuzione penale umana. Questa parola penso di averla proprio coniata io. Recidività e reinserimento, è questo l'argomento che io ho scelto. E ne parlo da docente perché ha ragione il collega, si deve cambiare le coscienze umane, si deve cambiare le persone per capire che cos'è la pena. E io la prima lezione che faccio di diritto penale all'inizio dell'anno accademico, davanti a studenti che sono curiosi perché pensano, insomma, diritto penale, eccetera, affronto sempre il problema della pena.
Non parlo ovviamente della pena che tutti voi conoscete perché addetti a lavori, quindi le pene detentive, le pene pecuniarie, le pene sostitutive, perché quelle sono quelle che tutti i professori e comunque tutti i docenti o quelli che preparano i libri di diritto penale devono affrontare nel loro libro. Parlo della pena umana, quella che deve essere applicata da un uomo nei confronti di un altro uomo. E spesso molti studenti mi fanno domande, mi parlano: ma che cosa vuol dire la pena, cioè la legittimità della pena? Ecco, io dico, voi dovete tenere in considerazione che l'esecuzione penale deve essere umana, e quando parlo di esecuzione penale umana mi riferisco a questo, che è totalmente antitetica a un'esecuzione penale fatta col timbro di Stato in maniera disumana. Il taglio della mano, le frustate che si fanno in certi stati, le lapidazioni che portano alla morte, prima con deturpazione del viso e poi con lo spappolamento della testa. Le morti tramite iniezioni letali, che dovrebbero assopire, addormire e portare, speriamo, nell'altro mondo i detenuti, non è la pena che voglio insegnare dalla mia cattedra, lo dico sempre io. Io voglio una pena umana. E non voglio entrare nei dati precisi che sono già stati dati oggi da chi mi ha preceduto, eccetera, ma voglio ricordarmi di una cosa che io ho voluto che i miei studenti studiassero, e cioè un fatto secondo me molto importante. Nei giorni scorsi la Corte di Cassazione francese ha negato l'estradizione a dei cittadini brigatisti italiani che dovevano scontare la loro pena in Italia, affiancandosi a quella che era stata la decisione della Corte d'Appello di Parigi. Parlo dello Stato francese, no? Di uno staterello qualunque. Bene? Perché? Perché hanno applicato l'articolo 8 della CEDU, che è il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Guardate che rivoluzione copernicana ha fatto la Francia, ossia ha detto i brigatisti che anni fa avevano compiuto questi reati, i reati giudicati dallo Stato italiano sono inseriti nel contesto e nel tessuto connettivo francese. A distanza di anni sono persone ordinarie, vivono la loro vita, hanno i loro affetti, le loro famiglie e lavorano. Quindi non ve li diamo per fargli scontare una pena che avrebbe una finalità rieducativa, quando la finalità rieducativa l'hanno già completata, il loro circolo rieducativo l'hanno già completato nel nostro Stato. Ovviamente siete tutti del mio settore, quindi sapete che, diciamo, reazione ha avuto il popolo, ahimè il popolo, perché l'umanità del giudizio piace soltanto quando si parla delle vittime, non piace l'umanità del giudizio quando si parla di soggetti detenuti, di soggetti che vanno riabilitati ma che debbono seguire la pena con la finalità rieducativa. Onestamente devo dire che però anche l'Italia ce l'ha dato un bel segno con Ambrogio Crespi, che noi conosciamo molto bene perché è colui che ha fatto tanti docufilm, sì. Spes contra Spam, certo, è venuto anche da noi all'istituto e ce l'ha dato anche il Tribunale di Sorveglianza di Milano, che dopo che doveva essere messa in esecuzione la sua pena per associazione a delinquere esterna, lasciamo perdere la tipologia di reato che mi fa rabbrividire come avvocato, non come professoressa, ha deciso, in attesa della grazia, di sospendergli la pena, perché lui con i suoi atteggiamenti successivi, cioè quindi partecipando, facendo dei docufilm, lavorando nel settore, riabilitandosi come persona, non poteva stare dietro le sbarre, perché non avrebbe imparato nulla, sarebbe stata la sua rieducazione contraria alla Costituzione. Scusate se vi vado un po' in generale così, ma è fondamentale, è importante il dato di Sollicciano, ma è importante anche la filosofia che abbiamo sulle pene e sulla riabilitazione. Mi viene e mi sovviene da citare, perché mi è, diciamo, in questo momento caro per un'altra questione, un bellissimo articolo fatto da Valerio Fioravanti su un giornale, sul Riformista, dove lui ha parlato del caso della California. Scusate, sono fuori dai confini italiani, ma insomma siamo in un settore che ci deve far riflettere se vogliamo metterci, diciamo, sul stesso pari di come sta andando il mondo. E pensate, io quando sono andata a San Francisco
ed ho avuto la fortuna di poter andare a vedere il carcere di San Quintino, San Quentin, non so nemmeno se si dice così, ho avuto una sensazione particolare, perché è un carcere particolare, perché quando ho passato il Golden Gate e sulla destra mi rimaneva Alcatraz, ormai carcere non in disuso, bello da vedersi dal punto di vista turistico, però se ne respira la sofferenza, San Quintino la faceva respirare ancora di più. E mi è piaciuto questo articolo scritto da Fioravanti, grande giornalista, grandissimo giornalista, al quale appunto stringerei fortemente la mano dopo una bruttissima trasmissione, ma questo è un altro argomento, che però è stata sospesa. Ha parlato lì del governatore della California, Gary Newsom, che ha trasferito 671 detenuti nel braccio della morte in carceri ordinarie, dicendo che l'obiettivo dello Stato della California, non uno staterello, è quello di avere un sistema di esecuzione penale che ricopi o che si rifaccia alla Norvegia. Sono delle dichiarazioni importantissime per uno Stato che applica la pena di morte, 671 detenuti nel braccio della morte. Mi sono ripresa alcune dichiarazioni del governatore, perché sono importanti. Riforma carceraria della California sul modello norvegese. Vi ricordo chi è la Norvegia? La Norvegia non ha la pena di morte, ovviamente, ma è colei che non esiste l'ergastolo in Norvegia, che ha dato nel 2011 a Breivik, quel folle che uccise 77 ragazzi del partito laburista che erano sull'isola, una pena di 21 anni. Noi, mia madre salterebbe sulla sedia se le dicessi questo, perché è una fautrice del buttiamo via le chiavi. Ma in realtà il governatore della California dice di volersi rifare a questa struttura. Perché? Perché la sicurezza al cittadino gliela diamo reinserendo il criminale, reinserendo chi ha sbagliato. Ovviamente chi non ha sbagliato è dentro, è un errore giudiziario, ma chi ha sbagliato e si reinserisce vuol dire che tutela la collettività chi ha queste idee. Tant'è vero, il nuovo modello californiano che è auspicabile de iure condendo, dice il nostro governatore della California, sarà battezzato centro di riabilitazione di San Quentin, quindi sarà trasformato in un centro di riabilitazione dove i detenuti potranno fare i propri programmi riabilitativi accanto ai familiari delle vittime, alle vittime se sono ancora ovviamente in vita, chiaro, e a personale delle carceri e personale addetto alla riabilitazione. Insomma, è una cosa molto bella, molto interessante, perché la tutela deve passare questo messaggio, e se non passa questo messaggio che la tutela della collettività parte non dal tagliare le mani o da frustare le persone, che può rendere alle vittime, non rende nemmeno un grammo di chi hanno perso, perché è bellissima un'immagine di una madre in uno stato, nello stato dell'Iran, dove decide di salire sul patibolo e togliere il cappio al collo a quel ragazzo che ha ucciso suo figlio, decide lei e gli dà uno schiaffo. Ma lì è bellissima quell'immagine, ma è una legge del taglione, e quindi ci fa capire come, diciamo, noi dobbiamo superare questa situazione e essere noi stessi a fare una riabilitazione. L'argomento che avevo scelto è questo. Ora taglio, perché ovviamente non posso starvi a tediare su questo, ma mi sembrava importante, mi sembra la riforma Cartabia abbia inserito anche o comunque dato vita alla giustizia riparativa, perché è importante la giustizia riparativa. Qual è la giustizia riparativa? I miei studenti me lo dicono: ma che vuol dire avvocato giustizia riparativa? Professoressa, che vuol dire giustizia riparativa? Giustizia riparativa è un istituto, è stato previsto la possibilità di poter far convivere le esperienze di persone che hanno sbagliato con le vittime, e di far sì che ci sia un sistema organizzato, già imposto dal giudice, sia nella fase preliminare, sia nella fase secondaria, primo grado, d'appello, eccetera, ma vedremo come si svilupperà, insomma, un po' un modello, non so se poi in Italia partirà perfettamente questa giustizia riparativa,
consentendo di riparare moralmente o materialmente un danno, un fatto subito, che è sintomo di aver superato l'errore fatto. Però io vi voglio raccontare un episodio e poi concludo, perché voglio lasciare, diciamo, la parola a chi ora deve giustamente parlare. Io un esempio di giustizia riparativa l'ho vissuto e l'ho, diciamo, apprezzato su, grazie a un caso che si ebbe a verificare qualche anno fa, dove praticamente un ragazzo di 19 anni, uscito da un rave, prese a sprangate un carabiniere. Il carabiniere, dopo qualche mese, è morto e deceduto. È il caso di Gorelli Matteo, che ho avuto la fortuna di conoscere, e di conoscere anche la mamma, la Sisi. Sì, Irene Sisi. Perché dico è un caso di giustizia riparativa prima della giustizia riparativa? Perché questa donna ha fatto una cosa eccezionale. Lei, come madre di questo ragazzo che deve scontare 20 anni, ha fatto, io è banale dire fare pace, si è unita a quella che vive il solito dramma, cioè la moglie del carabiniere che è deceduto, la quale ha detto non mettete Matteo in carcere, aiutiamolo a superare questo momento. E il perdono ha superato, diciamo, la volontà di punire questo ragazzo che è giovane e deve essere rimesso in piedi, in pista, per lavorare e diventare uomo. Concludo. Ho scelto questo argomento, l'ho tratto sempre all'università. Se poi voi mi chiedete che cosa vuol dire giustizia penale umana, talvolta non so neanche rispondere, no? Perché ci tengo a parlare di questo argomento. È chiaro, non parlo per Rita, per Sergio, per Elisabetta, che loro questa giustizia penale umana tutti i giorni. Parlerei e avere la presunzione di poterla parlare per le varie Meloni, i vari Davigo, magistrato Davigo, eccetera. Perché, e lancio questa cosa, parlarne alla collettività, perché le porte delle carceri vanno aperte. Aperte a chi? Ai professori, agli insegnanti, ai poeti, come fanno in Islanda. E dico questo, basta il buttiamo via le chiavi. Sì, buttiamo via le chiavi, ma dopo che le porte sono aperte. Scusate. Grazie. Apriamo le porte a chi dentro non ci doveva stare. Chiaramente. Sì. Guarda, Elena, tu sai che io ti ho chiesto di venire oggi qua a intervenire come relatrice, innanzitutto perché avevo avuto modo di sentirla presso il carcere L'Opera, ma io quello che sono rimasta veramente tanto colpita, te l'ho sempre detto, è della tua sensibilità, perché secondo me è molto importante che nella scelta dei relatori che devono trattare determinati argomenti, come in questo caso il carcere, la vita dei carcerari, proprio invitare gente che riesce a trasmettere dal punto di vista la sensibilità di quello, cioè non l'aspetto giuridico, ma proprio una sensibilità nei confronti di queste persone. E sai che mi avevi particolarmente colpito proprio per la tua sensibilità. Ecco. Allora adesso io inviterei a venire al tavolo anche Rita, Sergio, Elisabetta. No, c'è posto per tutti quanti. Inizierei adesso a far raccontare a Giuseppe e all'avvocato Pardo Cellini, che l'ha seguito personalmente in tutta la vicenda, quello che è stato il suo vissuto dal punto di vista carcerario, proprio la sua vita all'interno del carcere, e poi anche passerei la parola a Pardo. Però poi ci tengo anche a due minuti anche alla nostra Michela, che racconti quello che l'ha vissuto lei in qualità di persona familiare del carcerato. Ecco. Bene, che dire, il mio vissuto carcerario, il mio vissuto... più forte. Il mio, come mi sei? Io c'ho questa. Allora, faccio una premessa, che ci sia o non ci sia la registrazione. Siamo legati a dei tempi. Chiedo, possiamo sforare, vero, oltre le 18, Esther? Chi ce lo dice? Io mi sono permessa di scrivere fino a quando non ci buttano fuori. Sono le 5, un'ora c'è di tempo. Tanto gioco fuori casa, qui posso tranquillamente. Ma iniziano col primo sollecito alle 18, poi il quarto d'ora accademico, queste cose qui. A questo punto ti dovrei chiedere insieme, insomma. Bravo.
No, perché, no, anche perché adesso veramente ci sono le testimonianze in diretta, perché giustamente hanno fatto una visita in carcere questa mattina Rita, Elisabetta e Sergio. E, ah, questa bottiglia. Buttala lei. Per cui se tolgo la parola non è per maleducazione, ma no, perché mi faranno così, sai? Certo. No, ma io so breve. No, non so breve. Preso, non voglio interrompere nessuno. Se così posso dire, il mio passato carcerario è stato nella normalità. Nella normalità perché? Cosa dire? No, è normale, cioè... Nella schifezza, diciamo io, per cercare di, se così posso dire, come dire, un'autodifesa mia personale, mi sono in qualche modo chiuso nella mia stanza. Cercavo di non andare mai in contatto con altri compagni di sventura. All'aria ci andavo poche volte, allora io nella mia solitudine cercavo di andare avanti, creandomi degli obiettivi, trovo in un certo modo trovo l'ordinamento penitenziario ti diceva con delle varie articoli di legge, ti dava la possibilità di poter rientrare quanto prima nel rapporto, come dire, nella società. Io rispettavo, malgrado la condanna era immensa, io innocente trascorsi in carcere, però ecco, in qualche modo non facevo altro che pensare alla famiglia, pensare a lavorare, perché io in questi anni potevo anche, se volevo, potevo anche studiare, ma allo studio non si pensavo proprio. Ad oggi, se continuavo a studiare all'epoca, sarei diventato forse anche un discreto avvocato, se così posso dire. Però ecco, io sono una semplice persona che cerca di raccontare la sua disavventura avvenuta nel lontano anno 1976, e appena all'età di 18 anni finisco in carcere, e poi un susseguirsi di processi dopo 2 anni e 3 mesi di carcerazione preventiva. Ecco, quella carcerazione preventiva che io incoscientemente non ho capito che cosa era. Dopo 2 anni e 3 mesi riesco, ho un primo processo, un primo incontro processuale, viene impugnata la sentenza istruttoria, vengo, diciamo, scarcerato per decorrenza dei termini. Per me era già una vittoria essere scarcerato da ragazzino, se così posso dire, perché a 18 anni non capivo nulla, a 21 meno, a 22 ancora meno. Io iniziai a capire, diciamo, della situazione carcere, della situazione processuale, quando purtroppo sono stato riarrestato nel 90. Io fino a quel periodo, malgrado ogni anno avevo un processo, per me, da incosciente, se così posso dire, tutte le volte per me sarebbe stato l'ultima volta. Pensavo sempre che i magistrati avessero capito che io in quella storia non c'entrasse nulla. Però siamo arrivati alla fine nel 1990, la Cassazione dice che io ero colpevole di un reato, come posso dire, un reato efferato, un reato, diciamo, un duplice omicidio, della morte di 2 poveri carabinieri, devo dire adesso. E nel 90, purtroppo, dopo una serie di processi, di appello e cassazioni, rientro in carcere. Naturalmente mi crolla il mondo addosso, ho dovuto abbandonare il lavoro, ho dovuto abbandonare la famiglia, i figlioli. Io premetto che avevo conosciuto in quegli anni di libertà mia moglie, che qui presento, Aronica Michela o Michelina, la quale successivamente lei, uscita fuori da un matrimonio non felicemente, aveva 3 figlioli, io mi prendo cura di questi 3 ragazzi, nel contempo nasce un 4° figliolo, insomma la mia vita proseguiva abbastanza, diciamo, non dico discretamente bene, avevo il mio lavoro, guadagnavo, campavo la famiglia e andavo avanti. Nel 90 purtroppo arriva la sentenza definitiva e purtroppo mi tocca rientrare in carcere. Lì per lì ti casca il mondo addosso, non sai che fare, che faccio, scappo,
vado via, non mi faccio arrestare, insomma alla fine ho deciso di costituirmi e aspettavo, se così posso dire, i carabinieri che mi venivano a prendere. Invece passo un giorno, due giorni, tre giorni, una settimana, 15 giorni, passo un mese e i carabinieri ancora non venivano più a prendermi. A un certo punto ho chiesto a un mio amico se mi dava la possibilità di lavorare e iniziai e ricominciai a lavorare. Insomma, dopo 70 giorni circa vengono i carabinieri ad arrestarmi e mi trovavo sul posto di lavoro, la quale sapevo che doveva arrivare prima o poi l'arresto, e rientro in carcere. Ecco, la mia carcerazione poi è stata come i primi due mesi a Sollicciano, come ho detto prima, precedentemente, un carcere buio, e tetro, insomma uno schifo di carcere. Non dico che San Gimignano era meglio, però insomma in qualche modo, in corrispettivo, era discretamente meglio di Sollicciano. Dopo circa due mesi vengo trasferito a San Gimignano. E il carcere è sempre quello che è, in particolare quando lo devi trascorrere da innocente, ancora peggio. Io a quel punto, a parte i primi giorni di smarrimento, insomma alla fine mi integro, dovevo starci, c'era una sentenza che mi condannava, a torto ragione dovevo stare lì, le chiavi non ce l'avevo io, purtroppo l'avevano quell'altri. Io a un certo punto ho capito che la mia situazione carceraria doveva essere quella del non contatto con altri detenuti, non perché li detestassi, per carità, anzi con tanti c'era un buongiorno, buonasera, anche qualche volta si mangiava anche assieme, perché poi con altri detenuti l'umanità è meglio che altri, diciamo, ci si aiuta l'un con l'altro quando capita che siamo lì in carcere. Però io in qualche modo cercavo sempre di stare nella mia stanza, cercare sempre di stare a distanza, perché dopo tanto mi sono fatto un pensiero e ho detto, ma io sono innocente, io non ho fatto nulla di quello che mi si accusa, malgrado ho una sentenza di condanna la quale dice che sono colpevole, ma io interiormente di quel sistema non voglio entrarci, e il sistema carcere per me era estraneo a tutto, e mi sono un po', come dire, defilato nella mia stanza, non andavo mai all'aria. E mi hanno dato la possibilità di lavorare in cucina, la mattina uscivo, lavoravo, rientravo, ero come se fosse per conto mio, il che sono riuscito, si parlava anche di alternative, di lavoro alternativo al carcere. Io grazie anche a queste misure, diciamo, mi sono creato poi dei miei obiettivi. I primi sette anni e mezzo, credo siano stati che non sono uscito mai un piede fuori, ho ottenuto i primi permessi, il lavoro all'esterno, successivo la semi libertà, insomma in questi anni l'ordinamento penitenziario mi ha aiutato a non impazzire e cercare di andare avanti. Ecco, il carcere purtroppo è questo, il carcere è sofferenza. Il carcere è sofferenza non solo per il detenuto, anche, ma sofferenza anche per chi sta fuori, i familiari. Io nella mia vita ci ho avuto prima i genitori, le sorelle, i fratelli, i genitori che purtroppo non hanno visto l'ultimo esito, sono morti ancora prima che l'esito della soluzione fosse arrivato. E che alla domanda di una giornalista che mi dice a chi dedicassi questa vittoria, alla fine ho detto no, per me non è una vittoria ma è un esito giusto, pertanto lo dedico ai miei genitori, cioè è stata una cosa naturale, ecco. E noi bisogna dare possibilità purtroppo a chi sta in carcere, il carcere, ecco, non deve essere afflittivo o di vendetta, ma deve essere rieducativo. Le persone dopo tanti anni possono anche migliorare, credo, se di sicuro dopo tanti anni le persone possano migliorare in carcere, in carcere le persone hanno tutto il tempo di poter pensare di cosa poter fare in futuro. Poi sappiamo che il delinquente incallito, quello non cambia mai, ma tanti in carcere purtroppo, io credo che in carcere
con la situazione, non dico uguale alla mia, ma ce ne saranno tanti. Il che poi, ecco, dopo tutto, diciamo, nel 2012 sono stato assolto, insomma, mi viene riconosciuta la mia integralità della mia innocenza, assolto per non aver commesso il fatto, grazie all'avvocato Cellini, all'avvocato Lauria, anche loro che hanno creduto alla mia verità, quella giusta. Abbiamo, poi magari ne parlerà meglio l'avvocato Cellini, abbiamo istituito una fondazione a mio nome, la quale dovrebbe dar voce, diciamo, a chi non ce l'ha, magari in modo com'è lo può esporre meglio l'avvocato Cellini, del significato di questa fondazione, diciamo. Io ora mi dà soddisfazione a me, l'ho accennato qualcuno, che dei ragazzi ventenni, dei ragazzi giovani, oggi a Firenze ero in un ristorante, così a mangiare un boccone, vado a fumarmi una sigaretta, esce una ragazzetta, dei ragazzetti di ventenni mi sembra, mi guardano, mi salutano, mi fanno ciao, sa, dice, l'abbiamo riconosciuta, e lì per lì ci rimane, come dire, interdetto, proprio a dire, bah, anche i ragazzini, malgrado la storia di 50 anni fa, cioè, entro in un bar a prendere un caffè, il barista si mette a parlare con me, mi dice, guardi, io la conosco, ma ha detto, guardi, qui è la prima volta che entro qui dentro io. No, dice, ma lei, ma forse è un attore lei? No, no, ho detto, io non sono un attore, ma sì, ho capito cosa intendessi dire, ho detto, può darsi, sì, magari mi ha visto in televisione, ho detto, no? E dice, ma può darsi. Appena gli ho accennato, con una parola gli ho accennato, sa, ho detto, purtroppo una storia di ingiustizia, mi sono fatto 22 anni di carcere, no? Subito mi ha detto, ecco, ora ho capito chi è lei. Cioè, la gente mi ricorda, si ricorda di me, e per me questo è un minimo di riscatto che possa avere dalle persone. Poi l'ultima, se possiamo dirlo, qualcuno in Sicilia ha fatto un film anche, un docufilm, mi hanno informato, diciamo, di quello che della proiezione del film ad Alcamo. Lo hanno prodotto in tre orari diversi, tutte e tre orari diversi, la sala era piena. Sarà per curiosità di Alcamo, sarà perché qualcuno lo voleva andare a vedere, perché, ecco, da quel film si vede veramente cosa i carabinieri all'epoca hanno fatto. È un docufilm la quale, come dire, disegna le cosiddette torture che purtroppo ho subito io, ha subito il Vesco, ha subito il Ferrantelli, ha subito il Sant'Angelo e ha subito in particolare anche il Mandalà, che purtroppo non ce l'ha fatta a poter testimoniare come ho potuto fare io in questo docufilm. Mandalà è morto ancora prima di essere assolto, e qui questo lo può spiegare meglio l'avvocato. Io, che dire, il carcere è brutto, il carcere, ritorno a dire, il carcere fa schifo. Il carcere ci dovrebbe stare meno gente possibile, o almeno a queste persone dalle la possibilità di un riscatto, dalle la possibilità di un reinserimento, perché le leggi ci sono, basterebbe attuarle. C'è l'articolo, ci sono gli articoli del codice dell'ordinamento penitenziario, la quale prevede determinati benefici. Ecco, cerchiamo di dare una mano, anche se purtroppo i colpevoli magari sanno perché, per voluto fatto o non voluto fatto, però ecco, la possibilità, una seconda chance bisogna darla a chiunque, credo. Poi può darsi che io mi sbagli, ma ecco, se la io la penso in questo modo, poi non lo so più, non so cosa pensare. Grazie. Allora, naturalmente voglio sempre sdrammatizzare della mia situazione, perché io sono riuscito a venirne fuori con la testa a posto, credo. Ecco. Allora, e non è facile.
Allora, quando io ho conosciuto Giuseppe mi è iniziato a raccontare quella che è stata la sua vicissitudine. Quando lui ne parlava, sembrava che parlasse sempre della storia di qualcun altro. Sembrava. Era la sua, però sembrava sempre fosse lì in quel momento a raccontare. Tant'è vero che adesso che è uscito il film, ecco, mi sembra di rivivere come vedere il film. Lui ha sempre raccontato la sua vicenda, ma come fosse quella di qualcun altro. Sbaglio? Sì. Come se fosse staccato. Ovviamente non è così, perché lui la vive ancora dentro, però l'ha saputa, non dico superare, però la sa raccontare. Ecco. Io adesso passerei la parola all'avvocato Pardo Cellini. Grazie. Ecco, e volevo, no, allora spiego che mi arrivano i messaggi che mi dicono ore 18:10 bisogna uscire. Sì, sì, al volo. Uno alla volta si esce. Pian piano, facendo attenzione alle scale. Bene. Buonasera a tutti, io vi ringrazio chi mi ha invitato, ringrazio la professoressa, ringrazio il Presidente delle Camere Penali, tutti quelli che mi hanno preceduto. In particolare devo sottolineare un aspetto che mi ha molto colpito e mi colpisce tutte le volte che facciamo questi convegni, e cioè la passione che anima ognuno di noi. Cioè, io ho sentito nelle parole tue, professoressa, tanta passione, tanta sensibilità. Il problema che stiamo trattando oggi è un problema serio, il diritto è una cosa seria. È chiaro che l'aspetto carcerocentrico che è stato disegnato oggi è un fallimento della società. Evidentemente siamo di fronte a una forzatura del sistema. Si vede, noi che facciamo diritto carcerario tutti i giorni, ci occupiamo dei problemi dei detenuti, si vede che l'aspetto di riabilitazione, diciamo, della funzione rieducativa è un po' fallito, diciamo, miseramente. In realtà le carceri, almeno per quello che appaiono a me, che vedo quasi tutti i giorni detenuti, sono dei contenitori di persone, non ci sono progetti, programmi e soluzioni davvero progettuali. Questo è quello che io vedo. Quello che però sono chiamato a rappresentare oggi in questo mio intervento, il titolo è questo: la funzione rieducativa della pena. Mi è stato dato questo titolo, però c'è un seguito, dice colpevoli di innocenza, e qui il paradosso, perché penso... L'ho scelto io il titolo. L'hai scelto te, me lo immaginavo. Perché? Siamo di fronte a un paradosso, perché quando parliamo di rieducazione, di aspetto retributivo o neoretribuzionista, questo concetto nuovo, no? Che è la proporzione tra la pena che viene inflitta e quello che è il fatto illecito che uno si presume che abbia commesso, non tiene conto però di un aspetto che può accadere e che spesso accade, che è il fare i conti con persone come Giuseppe Colotta, cioè la persona innocente che finisce in carcere per un errore giudiziario. Questo è un problema che non viene trattato e non viene considerato, cioè il nostro sistema non tiene conto dell'errore giudiziario. Io, invece, che mi occupo più che altro di revisioni, vedo che il problema dell'errore giudiziario è un problema che non è più fisiologico al sistema, è un problema patologico, perché ormai siamo arrivati a cifre esorbitanti. Ci sono circa, sono stati 30.000 errori giudiziari dal 98 ad oggi circa, questi sono numeri del DAP, quindi sono numeri pressoché certi. Tutti a fronte di questi errori giudiziari, 30.000, di fatto ci sono stati solo 4 procedimenti a carico dei magistrati che avrebbero sbagliato, 4-5. Questo è il quadro che ci impone una riflessione, perché se a Giuseppe Gulotta gli si dice: ma Giuseppe Gulotta, lei ha avvertito come giusta e quindi proporzionata la pena che ha subito in funzione del reato che ha commesso, dice: ma io non ho commesso nessun reato, quindi come faccio a sentirla come una pena giusta, una pena corretta? Quindi
Il fatto che il sistema non si confronti con l'errore giudiziario e quindi con l'innocente è un qualcosa che mi colpisce molto, però mi sembra coerente con il fatto della negazione sostanziale dell'errore giudiziario fatto a livello processuale, cioè al di là dell'esecuzione della pena non troviamo un riconoscimento, diciamo, diffuso dell'errore giudiziario. La magistratura tende sostanzialmente a negare l'errore giudiziario, cioè che in realtà è un fatto minore, minimo, in realtà ogni 8 ore c'è un errore giudiziario, quindi 3 persone al giorno subiscono una condanna ingiusta. Quindi immaginiamo una piazza come San Pietro, completamente gremita, 30.000 persone, ecco, o due paesi come Certaldo, il paese dove io abito, tutte colpite ingiustamente da una condanna. Questo è il quadro, quindi a fronte di una situazione così drammatica sembra incredibile che non ci si preoccupi dell'aspetto anche carcerario di fronte a queste persone. Perché dico questo? Perché quando io assisto le persone e chiediamo misure alternative, molti di noi si scontrano, come io stesso mi scontro tutti i giorni, con ragionamenti del tipo: sì, ma ci vuole il riconoscimento del reato. Ci vuole, se non ha riconosciuto, in realtà non riconosce di aver commesso il fatto, quindi come si fa a farlo accedere a misure alternative? Ricordiamoci che la Cassazione si sgola, per così dire, a dire non è che serva il riconoscimento del reato, bisogna riconoscere la pena. Cioè il detenuto deve riconoscere in qualche modo la correttezza della pena, si deve comportare bene, quello è il presupposto, la legge non prevede altro. Però purtroppo il sistema impone invece il riconoscimento del reato. Tant'è che per quanto riguarda l'ergastolo, che è quello che più ci interessa, che ha colpito Giuseppe Gulotta, anche per il reato resta difficile immaginare la coerenza con il nostro sistema, che prevede la riabilitazione, la rieducazione. Come si fa a parlare di rieducazione quando c'è un ergastolo? La Cassazione sul punto si esprime in modo non corretto, perché dice la Cassazione: no, va bene anche per la Corte Costituzionale, anche per la pena dell'ergastolo va bene e è in equilibrio con il principio, purché l'ergastolano si riconosca in qualche modo resipiscente e quindi che si mostri pentito del fatto, eccetera, può accedere alla libertà condizionata. Quindi anche in quel caso si presume, si prevede e si pretende che ci sia riconoscimento del fatto reale. Quindi vuol dire che il sistema non riconosce l'ipotesi che la persona detenuta sia innocente. E questo è il problema. Quindi c'è il dogma del giudicato, è questo che dovremo inevitabilmente superare. Qual è la soluzione a questo problema? Il fatto di non ritenere assolutamente definito il fatto, seppure maturato in giudicato. Cioè quando si entra... Posso avere un po' d'acqua? Certo, basta che... Quindi dicevo, quando l'idea sarebbe questa: quando si entra in carcere ci si dimentica del fatto storico, cioè il fatto reato viene abbandonato nella valutazione anche degli educatori, cioè l'educatore non va a sindacare, a valutare, non c'è nessuna figura. Per esempio è nato il mediatore culturale. Affiancare il mediatore culturale con figure più professionali, ecco, che vanno a valutare un fatto, cioè una persona come Giuseppe, io non sono un genio. Quando ho letto gli atti del processo di Giuseppe Gulotta ho detto: ma che è questa schifezza? Ma così mi sono espresso. Cioè era evidente la forzatura processuale, era evidente, lo diceva anche la Cassazione nei vari passaggi, sono stati 9 passaggi in Cassazione
questo cristiano ha passato nel processo. Quindi lo diceva la Cassazione, tanti presidenti di Cassazione in quelle note dicevano: ma come fanno dei ragazzi a organizzare un fatto reato di questo genere? Non c'era il rapporto tra il fatto e la persona, mancava questo collegamento. Già lì uno doveva porsi dei dubbi. Allora io dico, all'interno del carcere potremmo immaginare uno schema di questo genere, cioè come diceva la professoressa che è accaduto in California, era ora, dico io, no? Perché hanno fatto un salto di 100 anni in un giorno, ma questa è cosa che accade in America, in Italia non accade, non può accadere. C'hanno anche 2 milioni di dollari a detenuto, cioè c'hanno tanti soldi a disposizione, il problema è anche quello. Però io dico, potremmo immaginare, e quello potremmo davvero fare, un sistema, per esempio, che vada in qualche modo a valutare attraverso un sistema che già esiste, quindi lo psicologo interno al carcere, con dei sistemi di ascolto delle problematiche interne, e poi collegarlo a un ufficio che dovrebbe essere creato all'interno di ogni corte d'appello italiana, che si occupi di revisioni. Allora, io vi dico, nella mia esperienza, in America, se un perito che si occupa di un caso giudiziario commette un errore, automaticamente si riaprono in revisione tutti i processi dove questo tecnico incaricato dal tribunale ha agito. In Italia questo non accade, anzi io sono testimone oculare di questi fatti, in Italia non accade. Cosa accade? Accade l'inverso, Rita. Cioè un pubblico ministero si rivolge a un medico legale, il medico legale fa un errore, l'errore è conclamato, si apre il procedimento di revisione, si risolve il problema, quello stesso tecnico viene incaricato per un altro procedimento addirittura più importante. Quindi è perché questo? Perché probabilmente quel tecnico è un po' asservito ai desiderata del pubblico ministero, capito? Quindi c'è anche questo fatto che è di un altro aspetto, ma ora non ne parliamo. Quindi cosa significa? Significa che, a mio parere, noi dovremmo immaginare all'interno di ogni ufficio e davvero lo potremmo fare, perché tantissimi pubblici ministeri, tantissimi procuratori generali la pensano come me. È di ieri la notizia che il procuratore generale di Milano propone sulla strage di Erba la revisione del processo. Quindi vuol dire che siamo sulla linea giusta. Quello che io speravo tanti anni fa, quando con Giuseppe Gulotta ci siamo inventati in qualche modo quest'idea della fondazione, è perché? Perché noi immaginiamo che la fondazione... immaginammo che la fondazione fosse l'unica soluzione a livello privatistico per contrastare o per organizzare un qualcosa di utile ai fini della revisione. Perché la revisione, professoressa, lei lo può testimoniare, no? Che è un settore minimale, anzi quasi sconosciuto nello studio all'università. Cioè, io mi ricordo erano 4 pagine, poco più. Mentre invece oggi c'è uno sviluppo, grazie a professori, a avvocati, a una condivisione nazionale di rete proprio, di attenzione verso questo istituto. Tant'è che anche le procure generali si preoccupano di questo aspetto. Mentre fino a qualche anno fa, diciamo fino al 2000, si sentiva dire che la politica giudiziaria era orientata all'impedimento della revisione, proprio per una difesa di sistema, anche un po' uggiosa, no? Questa difesa dello Stato sistema. Invece dello Stato di diritto difende lo Stato sistema, no? Che è però passata di moda, perché ora le procure hanno capito che anche come percezione il cittadino spettatore, quando vede la revisione di Giuseppe Gulotta, tifa per Giuseppe Gulotta. Cioè capisce la bontà dell'operazione, capisce la giustezza dell'operazione. Noi abbiamo fatto un procedimento recente a
Napoli in prova delegata, quindi siamo tutti a gran parte sono avvocati, quindi sappiamo di cosa parliamo, in prova delegata. Quando siamo arrivati a questa prova delegata a Napoli, dalla Sicilia siamo andati lì a Napoli a sentire questo cristiano che doveva riferire alcune cose, il giudice alla fine del procedimento, in questo procedimento diciamo interinale all'altro, mi prende da una parte, proprio davanti a tutti, mi dice: avvocato, le devo fare i miei complimenti per quell'opera magnifica del procedimento di Giuseppe Culotta della revisione. Ho letto gli atti perché sono siciliano e qui e là mi sono occupato della questione e devo dire una cosa splendida. Cioè, quello che noi immaginiamo non è che ci debba essere uno scontro nel sistema. È l'idea nostra fu all'epoca e ancora oggi ancora di più è l'unicità degli intenti, cioè noi siamo tutti operatori del sistema, appassionati, come si è detto prima. Il sistema funziona se tutti stimoliamo in quel senso. Quindi se io oggi introduco una revisione e mi trovo un procuratore generale che, appassionandosi alla mia serietà nel procedimento, si avvicina e mi dice, come è accaduto a Brescia nel procedimento della strage di Piazza della Loggia, dove abbiamo riaperto un processo che è una ferita dell'Italia, non solo di Brescia, quindi con tutti i rischi connessi di strumentalizzazione, noi facciamo gli avvocati. Quindi la questione della difesa dei diritti è una cosa seria, ripeto, cioè, e l'hanno percepito. Quindi questo salto è stato un salto voluto e che siamo, secondo me, in una fase davvero importante, cruciale, dove arriveremo, a mio parere, a delle belle soddisfazioni. Sul punto del carcere io penso che sia tutto connesso, perché è proprio nell'esecuzione della pena che si vedono i danni. Quando io dico, mi dicono il risarcimento, Gulotta e Mandalà eccetera l'hanno avuto, non l'hanno avuto, fate la causa civile, non vi sto a dire le tribolazioni per ottenere risarcimento del danno. Oggi addirittura la Cassazione si è orientata sempre a difesa del portafoglio, lì mi rendo conto, però il problema non è chiudere la stalla, no? Quando i buoi sono già scappati, cioè, il problema è risolvere il problema alla radice, quindi il problema è culturale, è un problema, è come il discorso delle carceri, no? Il carcere cos'è in realtà? È, dicevo prima, un contenitore di persone, quasi una discarica di persone purtroppo, perché non si risolvono i problemi sociali. Cioè, è tutto lì. Cioè, sembra facile, è chiaro che sono di difficile soluzione, però l'immigrazione non controllata, la tossicodipendenza, quindi la droga, il problema culturale della violenza sulle donne, sono problemi sociali. Quindi la soluzione qual è? Quello del carcere. Non è così, non può essere così. Quindi quando noi parliamo con Giuseppe spesso del fallimento del paese democratico civile che vuole raggiungere uno stato di legalità vero, è proprio per questo, perché riteniamo che ci sia proprio un fallimento del sistema, dell'approccio. Quindi questo è il quadro. Per quanto riguarda, dicevo, il carcere, poi mi taccio, il carcere è proprio quello che determina il danno, lo dice la norma. Dice la riparazione dello giudiziario avviene sulla base del livello di carcerazione, sulla base della sofferenza conseguente alla limitazione della libertà. Quindi è chiaro che è lì che devo agire, cioè se io all'interno del carcere trovo una modalità per sentire queste persone, verificare, ma su 30.000 persone che sono state riconosciute colpite da errore giudiziario, ma quante ce ne saranno in carcere? A me arrivano 2-3 richieste d'aiuto al giorno, io non ce la faccio, cioè non c'è... Io lo dico sempre, invoco aiuti da tutte le parti, no? Cerco di condividere l'idea. Questa è l'idea della fondazione, cioè dare una mano a tutti gli avvocati che vogliono fare le revisioni, perché davvero è una nuova frontiera, cioè noi dobbiamo, perché lo Stato vince in questo modo, perché evita, lo spettatore cittadino che vede la revisione e vede che lo Stato si preoccupa, perché 632 parla chiaro, dice che la revisione la vuole lo Stato,
Quindi non riconosci che c'è l'errore giudiziario, però in realtà vuoi la revisione perché c'è l'errore giudiziario. Quindi di fatto devi in qualche modo fare pace con te stesso, quindi dire allora facciamo un ufficio all'interno della corte di ogni corte d'appello che si occupa di revisioni. Ci sono tanti, tanti giovani che sono appassionati, si possono cimentare su queste cose. Quindi lo stesso Stato che si occupa delle revisioni e risolve il problema. Ultima ipotesi che butto lì, così, e dico, quando si va a chiedere il risarcimento del danno, che ci sia una normativa semplice. Si dice che la riparazione dell'errore giudiziario si fa attraverso entro 2 anni dalla data di dichiarazione di accoglimento della revisione. Allora, sia la stessa Corte, perché è lo stesso Tribunale che se ne occupa, perché non lo fa subito? Lo giudichi subito. Io addirittura a Catania noi abbiamo avuto lo stesso collegio in un procedimento di revisione, ma le stesse persone che si sono occupate della revisione e quindi correttamente, a mio parere, hanno giudicato la riparazione dell'errore giudiziario. Allora dico, ma non lo potevate fare nel contesto della sentenza di revisione? Cioè uno dice Giuseppe Gulotta è assolto, si accoglie la revisione, lo dichiara assolto, 530, chiusa la partita e viene risarcito, perché tanto non c'è più il risarcimento come immaginavamo all'inizio, noi eravamo tutti convinti, no, Giuseppe Gulotta diventerà ricco in assoluto perché gli verrà riconosciuto la riparazione dell'errore giudiziario, cioè la riparazione di tutti i profili di danno. Quella era l'idea. Ma era un'idea sana. Scusa, è la stessa Corte, sono giudici, che si occupa della vicenda di Giuseppe Gulotta, vede sia l'aspetto di risarcimento per fatto lecito, quindi errore giudiziario, fisiologico, benissimo, risarcisci. Quanto risarcisci? 5 lire? 5 lire. Fatto illecito, ha subito le torture, è stato malmenato per confessare, a questo punto il fatto illecito, quindi nello stesso contesto ti liquido il risarcimento a fatto illecito. Altri 5 lire, quello che ti pare, però almeno, come diceva Beccaria, c'è la prontezza della risposta, no? Capito? Giusto o no? Quindi certezza e prontezza, però anche lo Stato deve avere la prontezza, quindi la velocità di reazione nel pagamento e risarcimento del danno. Immaginiamo che a quest'ora Giuseppe Gulotta, 5 o 10 lire che siano state, di fatto le avrebbe tranquillamente incassate già secondo questo, diciamo, de iure condendo, no? Ad oggi noi siamo in causa civile. Cioè io con Giuseppe Gulotta sono in una causa civile contro i carabinieri per il risarcimento del danno e siamo a 11 anni dalla data di assoluzione. Questo è il quadro, quindi è logico. Però siamo a sentenza. Sì, però capito, cioè, è una cosa che non sto, perché il problema è questo qui. Quindi io credo che, ecco, io a questo punto vi ringrazio perché, dicevo, come spesso accade, Rita, in queste tavole rotonde o bislunghe che siano, di fatto si inizia con grande forma, però poi si finisce con grande praticità di intenti, no? Unicità di intenti, soprattutto in un contraddittorio che davvero dà il senso della serietà che dicevo prima. Cioè l'utilità della testimonianza di Giuseppe Gulotta è enorme. Perché noi si può chiacchierare quanto si vuole, no? Io posso dire sì, i processi qui là. Lui racconta un fatto, carcere, allora, cos'è rimasto? Chi va via di qui dice, il carcere è schifoso, parola usata da Giuseppe Gulotta. Quindi lui che ha vissuto, e l'aspetto di utilità, credo, per il futuro, deve essere quello di condividere un'idea comune che è quella di andare tutti verso questo principio solidaristico che è della giustizia per tutti, una giustizia giusta. E l'impossibilità anche di decisionare, non puoi decidere nulla della tua vita. Quindi per concludere vi ringrazio tutti davvero dell'attenzione. Sì. Adesso so che è in collegamento la collega, la Maria Teresa Pintus, che era oggi invitata come relatrice, ma a causa degli impegni dei procedimenti a Milano potrà collegarsi.
Luca, scusa, riesci a fare il collegamento? Intanto darei con la Maria Teresa. Allora, tramite, allora intanto che optiamo per il collegamento, direi di dare la parola intanto. Rita, vuoi intanto che ci colleghiamo con la Maria Teresa? Ti no, faccio... dammi subito la parola. Appunto, ti do subito la parola. Brava. Intanto che attendiamo il collegamento. Infatti, vedi allora, che ha detto... Faccio praticamente un intermezzo di pubblicità in attesa del collegamento. Bravissimo, dobbiamo ammortizzare i tempi. Giustamente, anche perché sono le 17.34 e fra... Abbiamo detto che abbiamo fino alle 18.10, poi uno alla volta si entra. Sì, quindi dobbiamo essere velocissimi. E allora, avvocato. Lei ha fatto un intervento veramente molto importante. Siccome noi siamo per la praticità delle cose, io ritengo che dobbiamo rispondere anche ad un'altra domanda. Ci sono coloro che sono stati assolti, ma non gli viene riconosciuta l'ingiusta detenzione, perché con il loro comportamento hanno indotto i giudici a sbagliare. Ora vale anche per l'errore giudiziario. Allora, noi qui abbiamo di fronte una testimonianza, Giulio Petrilli, non so se lo conoscete, mi manda 70 miliardi di messaggi al giorno, e però giustamente questo si è fatto 6 anni di galera, accusato di banda armata. Se l'è fatto, ancora non c'era il 41 bis, ma se fa l'articolo 90, quindi isolamento totale, era giovane, ha visto la sua vita completamente sconvolta, quando è stato il momento assoluzione totale, quando è stato il momento di chiedere il risarcimento, gli hanno detto sì, però lei ha frequentato quella volta quella persona e quindi ha indotto i giudici in errore. Io credo che anche su questo noi dobbiamo intervenire, perché è vero, i soldi ce ne sono pochi, però lo Stato ha sbagliato anche molto e ha lo Stato ha sbagliato molto, se sono vere, e sono vere le cifre che tu prima hai ricordato, perché ha accettato un sistema di quel tipo, cioè la politica ha organizzato tutto il sistema giudiziario in quel modo. E, insomma, noi non è da oggi che abbiamo proposto il referendum sulla separazione delle carriere, la responsabilità civile dei magistrati, eccetera. Quindi, diciamo... che hanno avuto anche la possibilità di cambiare e addirittura con il referendum Tortora hanno avuto anche l'esito elettorale che consentiva di cambiare. Lo hanno tradito il voto popolare e referendario. E quindi cose pratiche. Vedi, il principio del non ingresso della legge Simeone. Certo. È stato tradito miseramente, no? Certo, e certo. Oggi noi a Firenze viviamo come principale. Ho paura che non venga registrato. Cioè la pena principato era solo... Dobbiamo stringere perché sennò. Però questa cosa ci tenevo a dirla anche perché appunto uno si è fatto 6 anni di galera gratis. Posso suggerire, ecco, in quel caso lì a me è capitato un caso analogo dove mi hanno respinto la richiesta di riparazione dell'errore giudiziario. Si trattava, due parole proprio per dire, potrebbe essere una soluzione da valutare ovviamente sulla base degli atti, perché non è che abbiamo, però come idea, cioè cosa è accaduto nel caso che vi rappresento. Io difendevo un signore che era un poliziotto presso il ministero e la presidenza del consiglio eccetera. Dopo 36 anni è stato dichiarato innocente, accolta la revisione, siamo andati nella riparazione dell'errore giudiziario, la Corte ci ha detto di no, proprio per quel motivo che rappresentavi tu, per essere proprio sintetico al massimo. Cosa abbiamo fatto? Siamo andati a ricercare, è un lavoro un po' certosino, però andare a ricercare gli atti dell'epoca e vedere se c'è un errore sostanziale di merito o di legittimità commesso da un magistrato.
decidente, e abbiamo promosso una causa civile sulla legge Vassalli. Ovviamente ci sono i 3 anni di decadenza, insomma bisogna stare molto attenti, però noi che abbiamo una visione complessiva, insomma sia penale che civile, noi tutti insomma a Firenze gli avvocati diciamo si occupano di queste cose, e quindi bisogna guardare anche questa soluzione che è molto interessante. Sì, io credo che questa cosa però, siccome non è che possiamo fare caso per caso, richiede a livello politico, richiede una soluzione politica, perché non è giusto quanto ho raccontato. Allora, la praticità di queste di questi incontri, intanto c'è una praticità importante di consapevolezza. Io credo che oggi molti di noi, che poi c'è la registrazione di Radio Radicale, viene messa online, eccetera, hanno acquisito ulteriori informazioni anche di casi concreti, non di casi astratti, cioè di casi che si toccano la carne viva delle persone. Noi per esempio abbiamo fatto stamattina la visita in carcere. Ecco, noi ogni volta che facciamo una visita in carcere, e loro lo sanno perché l'abbiamo fatta insieme, a parte casi che si risolvono lì per lì e sono capitati, ma noi facciamo un report al dipartimento, un rapporto nostro, visto che ci autorizza a fare queste visite, un rapporto al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria in cui segnaliamo, le chiamano criticità, ma noi le riteniamo illegalità, le illegalità che... E voi non sapete quanto, perché ci ha telefonato nei giorni scorsi, il DAP apprezzi questo nostro lavoro. Perché è chiaro che, per esempio, noi mandiamo proprio al capo del DAP, il capo del DAP non è che può sapere quello che succede in tutte le carceri, è chiaro che farà le sue verifiche, però avere questa puntuale informazione nel vivo delle giornate per lui è fondamentale. E poi segnaliamo i casi concreti, perché la vita nel carcere è disperante, anche perché le persone a volte chiedono delle cose semplicissime che però la burocrazia del carcere impedisce che siano risolte. Per esempio il trasferimento più vicino alla famiglia quando ci sono figli minori. Sembra poco. Le cure. Allora, sulle cure oggi voglio dire una cosa, perché dirò due poche parole sulla visita di oggi. Ma una cosa intanto la voglio dire, ed è un elogio della polizia penitenziaria, state attenti, elogio della polizia penitenziaria che sta in carcere. Non l'elogio della polizia penitenziaria come ci è stato raccontato oggi, ed è una cosa che accade frequentemente, per cui pensate, nel carcere di Sollicciano, dove già c'è una carenza fortissima di agenti di polizia penitenziaria, ben 41 agenti per legge si sono candidati alle elezioni del comune X di 2.500 abitanti in qualsiasi parte d'Italia, perché la legge gli consente e lo consente a tutte le forze di polizia, è un privilegio che hanno, di potersi prendere un mese di congedo per la campagna elettorale pagato dallo Stato. Per cui noi abbiamo che da Firenze 41 agenti in questo momento sono candidati al comune di, non lo so, in Calabria, in Trentino Alto Adige, in Val d'Aosta, eccetera, paesi che manco conoscono. Si fanno la candidatura
per poter prendere questo mese di congedo straordinario retribuito con i soldi di tutti i contribuenti. Questo è uno scandalo che deve sabatico. Finalmente... Sabatico, come si deve sì, no, deve, al quale si deve porre fine. Anche qui noi faremo un'interrogazione parlamentare urgente di risposta che, e pretendiamo una risposta urgente da parte del Ministro, perché è uno scandalo, è veramente uno scandalo. Perché le forze di polizia sì e tutti gli altri no? Non si capisce, non si capisce. E allora stamattina che cosa abbiamo visto? Noi guardate, la prima zona che andiamo a vedere del carcere è sempre il transito e l'isolamento. Perché lì ci sono le cose, accadono le cose più incredibili. E, beh, oggi cioè non ci aspettavamo di vedere schifezze e infatti abbiamo visto schifezze. Cioè proprio schifezze sia dal punto di vista igienico sanitario, sia dal punto di vista umano. Perché lì intanto c'era una persona che stava, ma ci starà solo 24 ore, che doveva smaltire lì la sbornia. Voi dite, ma come, in carcere che si ubriaca? E come se si ubriaca? Sapete come? Con l'alcol, il liquore casereccio, che viene fatto in un modo anch'esso schifosissimo, con la frutta macerata e il pane che fa da lievito. Viene, poi distillano con il fornelletto questa cosa e viene fuori l'alcol. E questi si ubriacano ed è pericolosissimo dal punto di vista proprio della salute, e questo deve smaltire la sbornia. Vabbè, insomma... Questo per capire anche il livello di disperazione, no? Se uno arriva a farsi il liquore in questo modo, con questo marchingegno. E stava lì e l'hanno mandato in isolamento perché disturbava gli altri, eccetera. Dopodiché c'era una persona che urlava perché stava molto male dal punto di vista psichiatrico. E allora ho chiesto a quello che invece stava lì per un altro motivo, perché c'erano sia per motivi psichiatrici e per motivi disciplinari, chi si è chiamato il divieto d'incontro con gli altri. Insomma, gli ho chiesto, ma che succede? Ma che c'è? Dice, questo urla tutto il giorno. E ma ho fatto, ma lo psichiatra viene a visitarlo qua? Dice, no, che io non l'ho mai visto lo psichiatra. Ho detto, scusami, tu da quanto tempo stai qua? Sono 3 mesi. Ma quante volte è venuto il magistrato di sorveglianza a vedere la condizione del reparto isolamento? E c'è chi l'ha mai visto? Cioè, i magistrati di sorveglianza, prendiamoci chiaro, in carcere non c'entrano. La cosa che fanno, ormai fanno i colloqui con i detenuti anche in videochiamata, per cui manco più ci vanno al carcere, però quando ci vanno fanno il colloquio con il singolo detenuto, quelli più bravi, ma le zone dove vivono i detenuti sono sconosciute ai magistrati di sorveglianza. Io ho capito perché. Perché se visitassero le zone come le abbiamo visitate noi, poi c'è Elisabetta che ha preso anche altri appunti, i passeggi dell'isolamento sono una cosa veramente da vomitare, se venissero a visitare sarebbero costrette loro a denunciare, ma... Il magistrato di sorveglianza ha come dovere fondamentale quello di andare in carcere e parlare direttamente, visitare i luoghi di detenzione, ma può fare di più e non l'hanno mai fatto in nessuna parte d'Italia. Si possono sostituire all'amministrazione penitenziaria per rimuovere quelle cause
che generano trattamenti inumani e degradanti. Non me lo sto inventando io, sta scritto nell'ordinamento penitenziario. Cioè, se tu vedi una cosa scandalosa, fuori legge, hai il dovere non solo di denunciare, ma ti puoi sostituire all'amministrazione penitenziaria. Se lo avessero fatto, noi non avremmo visto le cose disumane e degradanti che continuiamo a vedere. Poi i magistrati di sorveglianza hanno tutta la mia solidarietà, perché è vero che sono pochi, così come è vero che noi vogliamo togliergli il lavoro. Cioè, perché devono decidere loro sulla liberazione anticipata? Va bene? La liberazione anticipata, i 45 giorni al semestre, la prendono praticamente tutti, tranne quei casi in cui c'è il rapporto disciplinare. Ma diamola di default a tutti, subito, ogni sei mesi, anche perché è educativo nel... Cioè, dice, mi sono comportato bene, c'ho subito i miei 45 giorni di sconto di pena. Invece no, aspettano anni. Dice, vabbè, tu devi scontare 7 anni, che li vuoi subito sti giorni? Aspetta, no? Cioè, ma dico, ma veramente, si sta bene qua. E per cui io credo che ci sono delle cose concrete da fare, e però c'è anche questa opera, secondo me, di diffusione della conoscenza. Ma voi pensate, allora, i detenuti oggi erano 461. Sapete quanti sono gli stranieri nel carcere Sulliciano di Firenze? Il 63%. Allora, il 63% sono stranieri. Allora uno dice, ma quanti sono gli stranieri in Italia? Abbiamo parlato con il professor Santoro qualche giorno fa. Gli stranieri in Italia sono circa 6 milioni, 5 milioni, eccetera, più ci sono circa 500.000. Quindi parliamo del 12-13% della popolazione italiana. E lì ci stanno il 60%, a livello nazionale sono il 35%. Nessuno indaga su questa cosa, perché loro sono, perché sono più delinquenti dei nostri italiani. Qui abbiamo la mafia, la camorra, l'andrangheta, eccetera. Questi, anziché la loro percentuale, il 35%. Spesso non hanno un avvocato, spesso non parlano la loro lingua, sono giudicati sommariamente, insomma hanno poche possibilità di difesa, spesso essendo clandestini sono relegati nella marginalità sociale, quella marginalità sociale che porta in carcere anche gli altri, quelli italiani, perché se tu vivi in una zona degradata del nostro paese hai più probabilità di andare in carcere di uno che vive ai Parioli a Roma, insomma, no? Lì magari avrai fatto un reato finanziario di altissimo livello e magari manco ti beccano, ma insomma, da Tor Bella Monaca ai Parioli c'è una differenza. Se andiamo a vedere i dati di quanto incide la criminalità, il rapporto alla popolazione, insomma, è così. Sono quei problemi sociali. È anche in Germania, io sono stato recentemente. Lo so, è in tutto il mondo. No, è in tutto il mondo così. Mi sarei aspettato un mondo diverso. In Germania invece è forse peggiore del nostro. Vabbè, adesso non so fare un confronto comparato con ciò che avviene in Germania. So che almeno in Germania ci sono delle tutele. Dal punto di vista dell'assistenza, che forse sono migliori di quelle italiane. A noi, per esempio, hanno avuto la bellissima idea di togliere il reddito di cittadinanza o di togliere la pensione a quelli che sono stati condannati per certo tipo di delitti. Per cui, allora, tu sei stato, ti sei fatto la galera, no? Sei stato condannato, hai fatto tutta, hai espiato tutta la tua pena, esci dal carcere dopo 20 anni
hai diritto, avevi avuto, maturato una pensione, ti tolgono la pensione e tu che devi fare? Cioè te lo dicono loro, scusami, ma che vai dove stavi prima? E poi ritorna in carcere che c'hai il pasto pagato. Allora, ci sono naturalmente queste incongruità, però ripeto, io credo, noi abbiamo dei punti fermi e credo che ce l'abbiamo tutti in questa stanza, che sono stato di diritto, diritti umani fondamentali, cioè, quindi abbiamo la Costituzione, la Convenzione Europea dei Diritti, abbiamo le carte fondamentali alle quali appellarci, cosa che facciamo costantemente, e questi sono i nostri punti di forza, perché se vogliamo definirci uno Stato democratico sono questi. Poi certo dobbiamo parlare con la gente, con le persone normali. Per esempio, è stato accennato bene prima, il problema della sicurezza. Non è vero che più sbatti le persone in carcere e più tu hai sicurezza. È esattamente il contrario. E allora, dati alla mano, bisogna parlare con le persone e farci un po' tutti, e concludo, anche un bagno di umiltà. Perché non è che noi qui siamo i buoni che parlano dei cattivi. Ciascuno di noi ha delle responsabilità. Quando vediamo, io questo, guardate, io sono laica, però quando io vedo Papa Francesco che lava i piedi ai detenuti, al di là del fatto è cristiano, eccetera, però fa un gesto di umiltà che se lo sognano quelli che si definiscono cristiani e vanno a sbattere il petto in chiesa tutte le domeniche. Lava i piedi ai detenuti e gli dice: io sono stato più fortunato di te, perché avrei potuto trovarmi io al tuo posto se avessi avuto delle condizioni di vita diverse. E io credo che questo dobbiamo tutti riflettere su questo, oltre al fatto che pur vivendo in condizioni di vita diverse, pure noi qualche cazzata ogni tanto la facciamo, anche se non è un reato. Bravo. Devo leggere da Vincenzo Russo. Allora, don Vincenzo Russo, ce la faccio? Certo. Don Vincenzo Russo, il titolo che ha dato è questo: carcere afflittivo, era il titolo del... Certo. Esatto. Solo a pronunciare queste due parole insieme si percepisce l'idea di un soffocamento, di un'ingiustizia, di qualcosa che non va. Quello che posso descrivere è ciò che ho visto con i miei occhi in anni di frequentazione degli istituti di pena, particolarmente qui a Firenze, ma non solo. Ripeto, don Vincenzo Russo è il cappellano, è stato il cappellano, è il cappellano del carcere di Firenze. Varcare quella soglia è davvero entrare in un altro mondo, un mondo dove le persone stentano ad essere riconosciute come tali. Ho in mente le precarie condizioni igienico-sanitarie delle celle, dove spesso non è presente acqua calda e l'unico lavabo dove lavare il piatto è accanto al gabinetto. Penso ai locali comuni fatiscenti e insalubri, alle presenze di parassiti ed altri animali infestanti, alla sporcizia generale, alle muffe e all'umidità. I corpi reclusi dei detenuti sono esposti a rigide temperature in inverno e al caldo rovente in estate. Ne ho viva esperienza nell'istituto di Sollicciano. Vivere in quei luoghi e in quelle condizioni non può che portare ad umiliazione ed avvilimento.
Difficile poi parlare delle cucine e del servizio di distribuzione del pasto, con regole igienico-sanitarie disattese e sorprendentemente mai nessun appunto da parte delle commissioni preposte alla vigilanza. Come possono essere violate regole nel luogo in cui si sconta la pena per violazioni commesse? Il sistema sovrasta la persona e l'organizzazione interna è spesso farraginosa e disfunzionale, non attenta ai bisogni veri delle persone detenute. A soffrire di questo, insieme a queste ultime, vi è anche il personale impiegato a vario titolo negli istituti, educatori, agenti di polizia penitenziaria, operatori per l'assistenza sanitaria. In quale ambiente di lavoro sono costretti ad operare e in mezzo a quante privazioni? Subiscono le insicure, precarie condizioni ambientali, sperimentano l'impotenza nel non avere i mezzi e strumenti idonei a disposizione. In carcere, formazione, percorsi educativi e riabilitativi? Ma dove e quando? Non ci sono spazi, non si dedicano tempi, non c'è volontà. Chi sconta la pena in carcere si ritrova così in un tempo sospeso, sovente assai lungo, dove l'unico contatto è con le proprie solitudini e i propri pesanti vissuti. L'abbandono che spesso per molti viene da lontano e precede il reato continua così durante la detenzione e si consuma nelle mani di uno Stato che, privandoti della libertà, dovrebbe assumersi invece l'impegno di occuparsi di te, di tutelarti e permetterti poi un rientro nella società. La mano dello Stato è nei fatti una mano che abbandona, trascura, dimentica, salvo poi trasformarsi in pugno di ferro in occasione di qualche fatto di cronaca capace di confermare l'assunto che chi è dietro le sbarre è bene che ci stia e merita di soffrire fino in fondo. Ho esperienza, tanta esperienza del carcere, eppure non ho mai trovato un luogo di cattivi, ma un luogo di poveri, tanti poveri, poveri di ogni tipo, di ogni estrazione. Tra questi, molti sono colpiti da problematiche di tipo psicologico e psichiatrico, molti altri hanno dipendenze da sostanze. Chi si occupa di loro e chi eroga le cure necessarie? La dipendenza non si supera con la chiusura ed infatti rimane, anzi aumenta, e il carcere non ne è luogo immune. Ho davanti ai miei occhi persone provate, smarrite, sofferenti, sole. Aggiungo dimenticate da chi dovrebbe occuparsene, dimenticate da tutti noi. Non è immagine eccessiva definirli rifiuti in discarica, per indicare la percezione che di loro ha la maggior parte della società esterna. Ma non sono rifiuti, sono persone. Non sono in quel luogo per essere smaltite, afflitte e punite, ma per essere rieducate e riabilitate. Non sono lì per terminare la loro esperienza sociale, ma per porre le basi per una ripartenza. Eppure anche tutti coloro che operano nel mondo del carcere stentano a vederli come protagonisti dei loro percorsi, considerandoli solo terminale ultimo di progetti da ideare e realizzare. Progetti, ma quali progetti? Tanti progetti e nessun progetto. Tanti investimenti e pochissimi risultati. Cosa è cambiato fino a oggi nella vita dei detenuti? Si fa fatica a vedere qualcosa di nuovo, benefico e concreto, portato da tutto questo nella vita di chi sconta la pena. E allora io mi chiedo che fine abbia fatto la persona e se davvero essa sia presente e riconosciuta nella vita di chi riceve una condanna. Pochi giorni fa sono passati dalla festa di Pasqua i detenuti. Nel Vangelo di Giovanni, proclamato in occasione delle celebrazioni della Settimana Santa, si descrive la scena in cui Pilato presenta al popolo Gesù
condannato, indicandole con le parole ecce homo, ecco l'uomo, vale a dire ecco la vera umanità, la vera persona umana. Essa ha le sembianze di un pregiudicato, di un condannato, di uno sconfitto. Egli è in realtà, egli è la vita e la verità. Ogni persona ha in sé questa dignità, anche nell'effigie del condannato. Nessuna condizione e nessun'altra persona può disconoscere questo, ma ciò avviene sistematicamente nelle carceri. L'attuale pensiero sociale rischia di diffondere una superficiale indifferenza nei confronti delle persone che incontrano il carcere e che in un certo senso sono da trattare come qualcuno da rimuovere in quanto ostacolo al nostro comodo e quieto vivere. Se per il carcere si fa poco, concretamente, allo stesso tempo di carcere si parla molto, convegni, dibattiti, seminari, open day. Tutto può essere potenzialmente utile, ma non alla maniera in cui avviene oggi. Perché, vedete, alle tante parole io non vedo seguire i risultati ed intanto il sistema crolla su se stesso, schiacciando solo le sue rovine, le mortificate vite di tanti poveri. Non c'è da chiedere chissà che cosa di assurdo e originale, c'è da chiedere, esigere e realizzare diritto, rispetto, dignità, costituzione, umanità. Eppure chi lo rivendica per quel luogo rischia di scontrarsi con un sistema che resiste, che si oppone, che esclude coloro che non si adeguano. Denunciare le condizioni del carcere delle persone detenute è pericoloso, lo dico con coscienza, è rischioso e ti mette fuori, quasi annoverandoti fra i sovvertitori di un ordine o i complici di chissà quale destabilizzante trama. Ma non si può fare diversamente. Se vogliamo essere persone, se vogliamo servire diritto e giustizia, se ci riconosciamo nella verità delle condizioni, della condizione umana, all'ingiustizia, alla negazione dei diritti, all'afflizione di vite umane, non ci si può proprio abituare. Mai. Don Giovanni Vincenzo Russo. Facendo segno a destra e a sinistra, taglia. Facciamo finta di non vedere. Ci autorecludiamo. Come si fa a attivare? Ci autocarceriamo. Qua dentro. Ascolta Elisabetta, intanto do a te la parola, intanto perché non riesco neanche a collegare. Ma guardate, davvero molto brevemente, perché il tempo è finito, io non posso che dire, provare a dire chi siamo e cosa facciamo. Diceva Rita che oggi siamo stati nel carcere di Sollicciano per una visita, seppur non completa come speravamo. Abbiamo visto la sezione di transito e il femminile, torneremo per completare e visitare il carcere, la sezione maschile. Noi domani saremo per una visita ispettiva a Parma. Parma è un carcere importante che noi frequentiamo mensilmente, perché lì abbiamo un laboratorio con i detenuti dell'alta sicurezza. Ieri eravamo a Opera, sempre in un laboratorio con i detenuti dell'alta sicurezza, nel carcere di Opera, e posso aggiungere che se c'è l'innocenza di chi da innocente magari finisce in carcere, come il nostro amico Giuseppe Gulotta e molti altri ancora, posso dire di incontrare soprattutto nei laboratori dell'alta sicurezza
anche un'innocenza che si conquista nel corso dell'esecuzione della pena, perché le persone cambiano, i detenuti cambiano e ci sono uomini, magari anche donne, condannate a dure e lunghe pene che oggi sono indubbiamente persone nuove, persone diverse da quelle che magari sono state al tempo in cui hanno compiuto quei reati così gravi. Martedì saremo ad Arezzo per una visita nel carcere a seguire un convegno simile a questo. Il giorno dopo saremo a Pisa, per una visita nel carcere. Poi saremo giovedì a Livorno per una visita nel carcere e poi a seguire una conferenza. Il giorno successivo a Massa, visita al carcere, pomeriggio conferenza. A Lucca, visita al carcere. A Porto Azzurro saremo invece lunedì 24 aprile per una visita al carcere. Il giorno successivo, martedì 25 aprile, lo tra virgolette festeggeremo con una visita nel carcere di Pistoia. Il giorno successivo, mercoledì, saremo a Prato per una visita al carcere, poi un incontro pubblico nel pomeriggio. Saremo poi a Siena il 27 aprile per una visita al carcere e una conferenza nel pomeriggio e chiuderemo il giro delle visite in Toscana con la visita nel carcere di Grosseto il 28 aprile, a cui seguirà una conferenza stampa. Rientreremo a Roma per poi ripartire per un giro analogo nelle carceri della Campania. Questo per dirvi cosa? Questo per cercare in estrema sintesi, magari leggendo il programma di circa i nostri prossimi 10 giorni, di chi siamo e per chiedervi anche un aiuto, per chiedervi un sostegno, per chiedervi di iscrivervi a Nessuno Tocchi Caino, perché se facciamo quello che riusciamo a fare, posso dire mettendoci l'anima, anche perché ci sono persone che decidono di sottoscrivere, io la chiamo una quota azionaria di questa associazione, che forse più che un'associazione è un'associazione per azioni, spero buone azioni, che è appunto Nessuno Tocchi Caino. Grazie. Brevemente, mentre aspetto che si colleghi con la collega Pintus, volevo leggere quello che era l'intervento di Antonio Turco, che non ha potuto essere qui presente, ha mandato uno scritto da poterlo leggere. Allora, lo leggo molto velocemente. Allora, questo mio intervento necessita di una serie di premesse. La prima è che non rivendico, anche se avevi potuto assistere all'intero incontro, l'idea di poter offrire delle conclusioni su un tema di cui si sa decisamente poco e di cui troppo spesso si parla a sproposito. Quel tema è il carcere, con tutte e tre le sue sfumature privilegiate. Il bianco, che è il colore delle pareti, il grigio, che è il colore dell'esistenza di quegli esseri umani che vivono nell'attesa, il nero, che rappresenta, troppo spesso, il colore di un tunnel, dove finiscono i sogni e le speranze dei detenuti. Nessuna conclusione, dunque, perché di carcere non si parla mai abbastanza. La seconda premessa riguarda il mio rapporto, sviluppatosi tra gli anni 80 e gli anni 2000, con la realtà carceraria di Firenze, cui sono legate un'infinità di ricordi. A tale proposito voglio dire con grande chiarezza che dedico la complessità dei miei pensieri ad uno dei miei maestri cui vorrei la platea attribuisse il doveroso omaggio, il presidente Alessandro Margara. Lo vedo qui col suo vocione a rincuorarmi e incitarmi. Dottor Turco, non smetta mai di stupire. Alessandro Margara era molto amico di mio padre, Luigi Turco, forse la massima espressione italiana di quel periodo d'oro che caratterizzò la stagione della speranza e che si concretizzò col suo contributo alla stesura, come componente della commissione presieduta da Salvan Fo, alla redazione di quella che è universalmente conosciuta come legge di cui il primo firmatario è stato il senatore fiorentino Mario Gozzini. E a proposito di Mario Gozzini, i miei ricordi riportano i tanti concerti e spettacoli che ho promosso e realizzato all'interno di quella avveniristica struttura che è stata e che è l'ICAT, Mario Gozzini. E questo mi consente ancora di riportare alla memoria la frenetica operatività di Maria Grazia Grazioso e di Betty Beccai, espressione anch'essa di grandissima professionalità e soprattutto di grandissima umanità. Era l'epoca in cui gli educatori, sempre pochissimi, si chiamavano a proprie spese per confrontarsi sui casi che erano problematici all'interno delle proprie realtà quotidiane. Sapere quello che succedeva ad opera
a Solicciano o al carcere di Rebibbia era un continuo intrisecarci di emozioni, di quesiti, di risposte difficili da articolare, ma bando ad una sofferta dimensione di Amarcord. Nell'espressione il mio apprezzamento al Comitato Provinciale ECS di Firenze e soprattutto ad Esther di Napoli, responsabile della Commissione Parità dell'ECS, per aver promosso una giornata di studi di altissimo valore dottrinale. Devo evidenziare come la tematica della condizione detentiva sia al centro delle riflessioni degli interventi operativi che il settore della promozione sociale, che ho l'onore di coordinare, ha attivato sin dal 1984, anno in cui l'ECS firmò un duplice protocollo d'intesa, prima con EPS in Italia, tanto con il DAP quanto con DGM, oggi Dipartimento della Giustizia Minorile di Comunità. L'obiettivo era e rimane quello di favorire, attraverso l'attività culturale e sportiva, percorsi di reinserimento sociale, tanto per gli ospiti delle IPM quanto per gli ospiti delle case circondariali e delle case di reclusione italiane. In questi 4 decenni di lavoro, oltre ad aver contribuito in maniera più che efficace alla diffusione del modello di teatro penitenziario, basato sull'autonarrazione, di cui espressione massima la compagnia stabile Assai della CR di Rebibbia, da sempre affiliati all'ECS, la nostra associazione si è battuta e continua a battersi perché il carcere venga individuato come estrema razio, nelle risposte che il nostro sistema penale penitenziario possa offrire a chi commette un reato. Questo percorso ci ha portato oggi ad essere tra i sostenitori della diffusione della giustizia riparativa, come modello teorico operativo da divulgare e attuare. La presenza del Presidente San Germano nella sua nuova veste di Direttore Generale di GPM, in cui invio i miei personali auguri di buon lavoro, mi consente poi di soffermarmi in particolare sull'ambito minorile, che resta un nostro territorio privilegiato di intervento. In questa logica deve essere evidenziato che il 1992 è l'anno in cui, nella riformulazione del protocollo d'intesa tra il DGM, Dipartimento della Giustizia Minorile e la ECS, già in vigore dal 1984, fu introdotto uno specifico riferimento all'assunzione, da parte dell'Associazione Italiana Cultura e Sport, di un impegno a favore dei territori la presa in carico di minori che potessero fruire dell'articolo 28 della legge 448 dell'88. Come tutti sanno, si tratta della norma, ancora oggi assolutamente vedenista, che consente e ha consentito a moltissimi minori di evitare il carcere, rispettando le prescrizioni determinate dal magistrato in sintonia con l'indicazione prodotta dal servizio sociale competente, cui coinvolgono quasi sempre anche le famiglie dei ragazzi. Sin dagli esordi è stata affermata l'importanza assolutamente rivoluzionaria di questa norma e specificando il ruolo del volontariato e della promozione sociale per la sua applicazione. È altrettanto noto che l'istituto della sospensione del processo, emessa alla prova, è uno dei pochi istituti giuridici presenti nell'ordinamento italiano che consente l'applicazione della mediazione penale e delle altre strategie di giustizia riparativa, che contraddistinguono invece la maggior parte dei paesi dell'Unione Europea. La mia collocazione all'interno dell'attuale dibattito sugli elementi costitutivi e l'azione della prassi riparativa è quella espressa dalla professoressa Patrizzi, la Presidente, Iura Forum Restano Ingiuste, che attribuisce particolare ed essenziale valore al ruolo della comunità nella gestione dell'azione riparativa che vede coinvolti l'autore e la vittima del reato. In tale ottica devo evidenziare che parte del mio intervento si concentrerà infatti sul rapporto tra il terzo settore e la giustizia di comunità e anche un po' prima sull'importante funzione da esercitare nell'ambito della misura della messa alla prova per adulti. In questa ottica l'ECS ha percorso i tempi e sin dal 2020 ha firmato un protocollo d'intesa con il Dipartimento della Giustizia Minorile di Comunità. Nell'accordo sancito con la dottoressa Tuccillo, all'epoca presidente del Dipartimento, è stata espressa la disponibilità di tutte le nostre strutture territoriali ad offrire l'opportunità per uomini e donne indagate per reati di bassa pericolosità sociale, di esercitare i lavori di pubblica utilità, che concretamente eviteranno a queste persone di vivere la terribile esperienza del carcere. Attualmente sono 41 gli affidati alla messa alla prova, di cui si fanno carico gli operatori di ECS. Sono stati ad oggi 114 soggetti che hanno goduto di questa opportunità. Opportunità che è stata estesa nello scorso dicembre del 2022 a tutti gli EPS attraverso la sottoscrizione di un analogo protocollo d'intesa fra il Forum del Terzo Settore e di GBMC. Sostenere una dimensione operativa che determini le condizioni per consolidare il rapporto tra terzo settore, giustizia e comunità è la base di un paradigma che l'ECS ha ritenuto di attivare in questi ultimi anni di lavoro con il principale, se non unico, obiettivo di creare una conoscenza collettiva in grado di affrontare il tema del reinserimento sociale e non solo dei detenuti, ma di tutte le realtà marginali del sistema in un'ottica riparativa e non assistenzialistica. Il complesso di indicazioni che sono emerse nelle riunioni e nei vari seminari nazionali, in collaborazione con un forum nazionale del terzo settore,
hanno delineato il seguente quadro operativo, incentrato su alcune indicazioni di base per le quali deve essere previsto. Far assumere al terzo settore un ruolo di interazione con il Dicastero della Giustizia sul principale tema che le moderne dottrine sociali individuano come prioritario, il reinserimento sociale del detenuto attraverso il superamento dei processi di deticamento. Concretizzare, e non soltanto sul piano delle mere intenzioni, una strategia di rete di tutti gli attori sociali che si occupano di condizioni detentive. L'istituzione penitenziaria, gli enti locali, la Confindustria e le altre confederazioni del mondo del lavoro, le unioni camere penali, i magistrati di sorveglianza, i garanti locali e regionali ed ovviamente le associazioni di promozione sociale e le associazioni di volontariato. Ed infine l'obiettivo più complesso, la definizione di un linguaggio comune con cui si individui la complessità dell'azione deviante, le strategie per circoscrivere i danni, la tendenza collettiva ad agire secondo i parametri della giustizia riparativa. In definitiva è indispensabile che il forum del terzo settore assuma un'identità trainante nel favorire un'idea di giustizia sociale, basata su un solo parametro, la promozione di una giustizia di comunità. La comunità, la solidarietà, la sussidiarietà, la collettività sono termini di cui si basa l'azione e l'operatività di tutti gli organismi del terzo settore. Quello che abitualmente avviene nel quotidiano deve assumere i connotati di una funzione che è al tempo stesso promozione di benessere collettivo e prevenzione dei fenomeni devianti. Il ruolo del terzo settore dovrà essere quello di un motore che faciliti il reinserimento della maggior parte della popolazione detenuta, ma soprattutto dovrà proporsi in termini di vera azione culturale per combattere le tendenze difensive di una società scossa dal pericolo continuo della microcriminalità, minata nelle sue fondamenta dalla capacità di intrusione sociale dei meccanismi di gestione del potere, di una parte significativa della criminalità organizzata. Giovanni Falcone affermava che non si può combattere la mafia se non se ne conoscono i codici della comunicazione. Occorre invece affermare il proprio linguaggio di riconoscimento identitario da parte di tutto il terzo settore per combattere la controcultura delinquenziale di mafia, 'ndrangheta e camorra che afferiscono a motivazioni storiche che ne hanno determinato struttura e appartenenza. La giustizia riparativa propone una lettura radicalmente diversa da quella di giustizia penale. Per quest'ultima il crimine è violazione della legge dello Stato. Il crimine è una violazione di persone e di obblighi, di danno provocato e subito di crisi sociale. Questo significa personalizzare, cioè riconoscere le persone e le loro azioni per ciò che sono. Un reato è tale perché è previsto dalla norma giuridica, ma è anche preliminarmente un comportamento dannoso. Per la giustizia penale la violazione crea una colpa e richiede di pagare con la sofferenza. Deve esserci una punizione. La violazione crea nuovi obblighi attraverso i quali possono ricostituirsi giustizia ed equilibrio relazionale. Coinvolge chi ha subito il danno, chi ne è responsabile, i componenti della comunità. In un impegno a rendere giusto ciò che è sbagliato, a ripristinare una giustizia rispettosa di tutto e di tutti. Personalmente sostengo anche attraverso gli organismi che coordino questa idea completamente alternativa al sistema del penitenziario e continuerò a attivare qualsiasi occasione e iniziativa con questo seminario per promuovere la divisione tra cultura comunitaria come risposta alla criminalità organizzata e a un'idea esclusivamente punitiva della pena. Ancora grazie per l'invito. Almeno per scusare, perché la cosa è durata 40 minuti.